Immagini. No, abbiamo fatto vedere le foto del biovoglio. Solo all'inizio c'erano immagini, poi finiva e c'era solo la voce tutto il tempo. Forse non avevo fatto un iPad per cui magari non No, perché bastava. anche una mia amica, vabbè, non mi Anche una Vabbè, ma mia amica, tanto che è importanza. sì, diceva che non si. Vabbè, ma quello che conta è la voce. Adesso parlate voi questa volta. Mi date le impressioni di Gigi, le sue impressioni. Allora, aspetta. Le impressioni, impression. Allora, dobbiamo un po'. Alessandro Procacci, Giorgio, pure Giorgio, anche Giorgio. architetto. Ah, Giorgio. Tutti Gli gli architetti architetti si sono sono dileguati. diversi. Però io stasera vedo Celeste Nico domani, che hai detto che parlerai delle case. Spezzata di gambe. Devi venire. Parlerai del piano del verde, Sì, il microclima intorno alle case, sì, di quello parleremo. Poi ci siamo alla Lezio Brevis, grazie alla partita. però invidio. Così addormentati con la baba che scende allora. Già mi immagino così. Ti ascolto. Però non ti puoi sdraiare, non c'è problema. Dove? Come No, sul muretto. Allora, partiamo? Ah, siamo già partiti? Cioè, fai si scherzi tu? Aspetta te. Sai come diceva Dario Fo? Aspetta te che mite te ne dorgi. Aspetta te che mite te ne dorgi. Ti tengo d'occhio. Allora, Ah, la dunque, scaletta quella. sì. Ma tu lo sai perché io non uso il PowerPoint? Perché tutti usano il PowerPoint? Perché prima mi annoio col PowerPoint, c'è sempre la stessa cosa. Ma poi perché secondo me questi sono dei laboratori di intelletti che lavorano, la cosiddetta. Come si chiama? La chiamano l'intelligenza collettiva, no? Per cui in realtà quando io inizio a parlare e quindi voi di conseguenza pensate, io capto delle cose che sono completamente diverse, c'è cioè una strada diversa che non avrei mai potuto pensare di prendere, quindi vengono fuori altre connessioni. Perché è molto più difficile se si vuole, perché se ho la scaletta so esattamente quanto devo parlare, non parlare proprio. Intanto ve lo documentate perché la slide, iniziate a leggere le cose che io non sto dicendo, non ascolta, insomma voglio dire, si sa che è così. Ma poi non diventa un laboratorio di pensiero, cioè almeno questo è un laboratorio di pensiero, che sembra che parlo solo io, ma in realtà io sono connessa con i vostri pensieri. Ciao! E quindi alla fine, guarda che io ho un sacco di cose, io le ho capite, le ho comprese, ho fatto la connessione durante un corso, solo perché si va a ruota libera, che è relativamente libero, ma insomma. Tipo ad esempio, ecco, adesso vediamo un po'. Allora, noi abbiamo parlato di varie, vabbè, in campagna ovviamente, abbiamo parlato di alcune, veramente solamente due, strutture tecniche per riuscire a recuperare sia l'acqua di rugiada, la condensa bassa, che l'acqua piovana. Ora, è abbastanza interessante vedere come. Infatti adesso vi parlerò proprio di questa cosa qui che è stata scoperta durante. È interessante vedere che se noi dobbiamo catturare, accumulare un'energia entrante, in questo caso parliamo prevalentemente di acqua. Perché parliamo prevalentemente di acqua? Perché in realtà tutte le altre cose noi le possiamo avere, cioè il tepore e la perfusione dei gas riusciamo ad avere. La perfusione l'abbiamo perché iniziamo a usare piante che iniziano a radicare dentro, quindi fanno dei canali, quindi riusciamo a farle.
e penetrare questo gas. Ma in realtà quello che a noi veramente serve è l'acqua, l'acqua continua, perché non abbiamo, cioè in questi climi non abbiamo problemi di freddo. Quindi la biochimica deve continuare continuamente, sia d'estate che d'inverno. D'inverno qui continua perché le temperature non si abbassano mai tanto. D'estate invece c'è un blocco totale perché è secco e perché quindi non si... Invece non, bisogna non farla mai fermare. Allora, è interessante vedere come strutturiamo, ma anche un giardino in un terrazzo, no? Un giardino commestibile in un terrazzo, come si riesce a fare? Non ho trovato le foto, veramente non le ho cercate. Non ho cercato le foto, diciamo la verità, però le troverò per domani, ok? Le cercherò per domani e probabilmente le troverò. Sono nel computer, ma non so dove. Allora... ieri noi abbiamo visto queste forme rettangolari in cui generalmente è una forma che imponiamo a un campo per il coltivo, cioè usiamo esattamente la stessa logica delle armi. Ah, non ho parlato di Napoleone, porca miseria. La stessa logica dell'esercito, perché questo tipo di struttura, Roma era tutta... diciamo adattata alla topografia e ai fiumi e a tutta la presenza, la geologia al terreno, no? Solo una piccola parte di Roma era strutturata a quadri, decumano e cardo, no? Perché cosa succede? Perché era la parte dell'esercito, del controllo. Da qui è partita tutta l'urbanizzazione di tutto il mondo e tutti, qualsiasi cosa si facciamo, anzi addirittura i giardini italiani sono fatti estremamente geometrici, cosa che invece il giardino all'inglese non è così. Cioè, Dio in inglese è sotto controllo, richiede un sacco di lavoro, è tutto, è un finto selvatico. Però almeno non ha questa struttura. Allora, se noi lavoriamo sull'isometrica, se noi lavoriamo su un terreno pendente, è facilissimo trovare la forma che fa per noi. Perché? Perché noi lavoriamo con l'isometrica. Quindi la prima cosa che facciamo in un terreno, definiamo le isometriche, le guardiamo, no? Mettiamo dei pali, tipo ad una isometrica un palo di un colore, all'altra di un altro, eccetera. Dopodiché andiamo in fondovalle, come abbiamo visto le foto di quelle belle isometriche, andiamo in fondovalle, vediamo dove stanno i pali, decidiamo dove fare le swale, no? Le fosse livellari. E lì decidiamo se fare fosse livellari continue, come era in quel progetto a Firenze, oppure in realtà possiamo sempre fare, ad esempio, una swale qui, ok, che viene fino a qua, un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui, per permettere ad esempio a una macchina di entrare, una macchina agricola, ok? Oppure per permettere, che so io, a dei passaggi, a delle cose, no? In modo che prima quella intercetti là. Assolutamente, intercetti qui, intercetti qui, quella che non passa qui, la intercetti qui, quindi alla fine non hai problemi. Però visivamente è un po' più interessante, no? E anche e soprattutto ci riesce a passare. Invece, e quindi con l'acqua ovviamente in pendenza è molto semplice, sia per quanto riguarda liquido che il vapore. Invece se noi lavoriamo sul piano, che indicazioni noi abbiamo per creare delle forme? Parliamo... Ci sono musica. È partita da sola. Che bello, dai, balliamo. Tanto guarda che fra mezz'ora ti tocca mettere in azione perché io... Oggi sto così. Facciamola muovere. Tra pesce e vino. Ma non lo so più io. No, che cos'è? Tu non sei. Vabbè, pensavo fosse una delle tue cuffie, vabbè. Ragazzi, ci trasferiamo qua. Allora, che cosa, ad esempio, quali sono le indicazioni per riuscire, anche se questo, mettiamo che questo è un terrazzo, ok? Quindi siamo in città ed è un terrazzo, dobbiamo organizzarlo. Qual è, anche se fosse un campo, piano, da dove parto per tirare fuori la forma? Dal centro. Allora, dal centro.
Ma anche se fosse un campo, facciamo che può essere sia uno che l'altro, non ci interessa in questo momento, però io devo creare una forma, no? Per poi dopo... Completamente vuoto. Completamente quindi vuoto. Senza pendenza. Non ha pendenze. Madonna! Eh sì! Non c'è niente intorno che ci dà delle indicazioni? Non c'è niente intorno che io posso... Che io... No, non c'è niente intorno. Da nord. Carta libera. Carta libera. Da nord. Neanche il mare? Ma diciamo che io ho un nord, ovviamente avrò un nord e di conseguenza avrò un vento, questo qui è il vento del mare che mi porta l'umidità, ci avrò un vento freddo, dove viene qui viene il vento freddo? Nord-ovest, nord preciso oppure tramontana? Tramontana. Cioè, nord preciso? La tramontana. Ok, nord preciso, quindi qui avrò un vento freddo, benissimo. E queste sono già delle indicazioni. Poi? No, è interessante questo, non fosse altro, per capire, perché generalmente noi imponiamo la forma quadrata o anche, una forma alternativa, perché siamo svegliati alternativi quel giorno e mettiamo una spirale, che ne so, un fiorellino, così. Invece non è che si parte dall'intelletto che decide che facciamo i convenzionali o gli alternativi. Ci sono delle indicazioni che ci possono veramente essere utili per la forma. Abbiamo due venti. Abbiamo il sole qua, che inizia da lì e finisce di lì. Ok? Cioè dovremmo guardare regione d'ombra. E lì il niente. Niente. Non c'è una mazza. Okay. Allora, quando noi... Seguiamo il vento. Quando il vento ci dice questo, vabbè, il vento ci dice che ovviamente lì avremmo un frangivento, ok? Fatto in una certa maniera, dopo lo andiamo a vedere. Quindi ovviamente anche se è un terrazzo... mettiamo che inizierò a mettere delle... A proposito, il mio terrazzo come lo fai questo frangimento? Con che piante? No, con che piante? Beh, sei sempre verdi che crescono veloci. Anche il lauro ceraso, cioè proprio il più gretto e il più resistente a tutto che cresce velocemente. Ah, ci stavo interrogando la settimana scorsa. Tutte dei sempre verdi che crescono velocemente. Anche la... Perché Giuseppe aveva detto il rovo senza spine. Il rovo senza spine. Non ti ferma tanto, guarda, molto, cioè, devi trovare delle piante che sono estremamente resistenti al vento. L'oleandro è perfetto in realtà, perché l'oleandro veramente blocca, visto che è tanto folto e il vento non gliene frega niente. Il lauro ceraso anche, che cresce tantissimo, quindi diciamo delle piante sempreverdi grettissime, cioè delle proprio pioniere che non importa nulla, abbiano un terreno semplice e poi comunque in un terrazzo iniziare con delle lenzuola, dei teli colorati, delle coperte, delle cose del genere comunque per... Il terrazzo è tutto molto diverso perché è molto più piccolo, quindi puoi usare diverse strategie un po' più ridotte. In una campagna invece diventa un po' più complesso. Sono qua giù, sono del gruppo di ragazzini che è qua, UPI. Ok, siamo felici. Cominciamo con la barriera frangivento. Va bene, intanto una barriera frangivento lì che ci può essere utile. Ok, poi? Mettiamo che qui è questo qui sia un terreno piatto, sia un terrazzo. Allora, mettiamo che sia un terrazzo, ad esempio io non ho assolutamente nessuna differenza, tranne appunto l'umidità che mi entra da qua e il freddo che mi entra da là. Dobbiamo pensare a questo. Io ieri mi sembra di aver detto, se non l'ho detto lo dico adesso, che da dove proviene la forma? La forma proviene in quanto noi creiamo delle differenze. O delle differenze vengono fuori, a un certo punto c'è un movimento
Il movimento di questa energia lascia alle spalle una forma. Non è una forma che io come progettista architetto metto, ma è una forma che io vado a ricercare del movimento di un'energia. Perché l'energia deve fluire, deve essere armonico. Cioè, se io voglio un progetto armonico, vuol dire un progetto che tende al minimo, al principio di minimo, cioè al minimo sforzo, al minimo tensione, io devo vedere che le mie energie che entrano in questo soggetto, in questo diciamo spazio in questo caso, siano fluiscano, cioè non abbiano attriti. Ok? Perché abbiamo detto che usiamo la rete se vogliamo bloccare qualcosa e creare tensioni, no? Se vuoi setacciare qualcosa e vuoi bloccare una, dividere, tu usi una rete. Ma tu generalmente in natura non la trovi la rete così, è naturale, ma non la trovi perché? Perché le energie tendono al minimo sforzo, cioè i sistemi, gli ecosistemi tendono al minimo sforzo. Quindi qual è quell'energia che qui entra e che deve fluire? Sia che sia in un campo, sia che sia l'acqua. Il sole fa così. Quindi entra dove poi tu metterai ombre, dopo tu lavorerai in verticale, ma adesso sei, la forma è orizzontale, ok? Quindi all'inizio tu devi decidere se metti la pianta qui, la pianta qua e che disegno gli dai, no? E generalmente cosa si fa? Troc, 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 allora metti, se fosse un terrazzo fai un tavolo qui, tutto così, vasi tutto intorno e lì è finito il terrazzo, perché sono così i terrazzi, hanno vasi intorno, quadratini e un tavolo al centro. Assolutamente inospitali. Quindi a questo punto cerchiamo invece di trovare la forma. Anche un campo cosa fai? Metti le piante così, il sesto famoso degli alberi, e lì hai dato il massimo di te stesso. Invece possiamo creare questo ecosistema. E qual è l'energia che... Sì, imitando. Cos'è quell'energia che entrando qui dentro deve fluire? Cosa vado a vedere? Allora, il sole no. Il vento, io so che lì mi riparo e qui invece cercherò di prelevare l'umidità e va bene. Però... La pioggia, quando cade la pioggia. Quella cade così. Niente. Niente. Sono cattivissima. Tentativi proprio. Un animale. Un gatto. Chi è che? Qual è l'energia entrante? Qual è l'energia entrante? Dai, è semplicissimo, io poi ve lo dico anche, però... No, no, c'è un'energia. Allora, se voi pensate a un polmone o ai reni, ok? Chi è che entra nei reni e che porta, e che fa gli scambi, ad esempio? In quel caso i reni sono sangue e tutta la parte legata all'urina, mentre invece dei polmoni sarà l'aria e sarà il sangue sempre. Quindi queste due energie entrano e devono fluire, non possono trovare i... capito? Perché sennò avremo uno dispendio di energia enorme, cioè il nostro corpo è fatto così all'interno perché ovviamente fluisce. Chi entra in questo spazio? Siamo noi. Cioè noi dobbiamo fluire. Noi non possiamo entrare e fare troc, troc. Infatti la cosa assurda è che ad esempio anche un trattore, io ho lavorato tantissimo, ho avuto 17 anni il trattore, anche il trattore se voi fate così, inquadrato, in realtà vi costa moltissimo perché arrivate alla fine, poi dovete girare, allora ok, girate, fate così, infatti ci sono tutte delle tecniche, sono dei libri in cui ti descrivono le tecniche del trattore, in cui fai dei giri tipo così per riuscire a riempire tutta l'area senza dover mai... girarti, cioè praticamente tu allora inizi. È interessante questa cosa perché. Allora, noi praticamente dobbiamo entrare, quindi cosa facciamo? Prima cosa andiamo a vedere dove entriamo. Allora, mettiamo che entriamo da qua. Vabbè, ma se okay. Quella. Vabbè, entriamo, però a questo punto dobbiamo fluire dentro. E andiamo a vedere dove andiamo. Allora, un'altra cosa che andiamo a vedere è questa. Invece di pensare a questo campo, questo terrazzo completamente vuoto, quale lo troviamo? Noi lo pensiamo come fanno gli indios o come fa lo sviluppo di un organo. È molto interessante vedere come si sviluppa un organo. E il tumore, che è un organo, è interessantissimo vedere come si sviluppa. Cioè, veramente è una cosa meravigliosa vista dal punto di vista del tumore, no? Di come si sviluppa. Perché lui praticamente, come anche un organo, un embrione, perché si sviluppa nella stessa maniera, lui inizia a crescere, no?
Quindi diciamo che è un tessuto stracarico stracarico di cellule. A questo punto, quando lui diventa grande, tale che l'ossigeno non riesce ad arrivare, inizia a formarsi le vene. Quindi anche il tumore è capace di fare vene, ok? Quello anche è incredibile, perché siamo noi il tumore, per questo che è capace di fare tutto. Quindi anche un organo inizia a ingrandirsi, all'inizio non ha vene, poi dopo inizia a avere tutti i suoi capillari. Perché? Perché praticamente io devo pensare a questo terreno come se fosse completamente pieno, come se fosse una foresta già amazzonica. E quindi io entro, infatti gli indios camminano a fila indiana, non perché va di moda così tra gli indios, ma perché semplicemente è tutto cibo, tu hai cibo a destra e a sinistra. Quindi tu, capito, camminando, ok, tu devi riuscire ad arrivare dappertutto, ok? Devi fluire, devi arrivare dappertutto, ma non devi mai avere un movimento non attrito. Allora tu ad esempio dici... Ma anche quell'attrito potrebbe creare quella differenza per cui ci sarebbe... L'attrito in realtà è il momento in cui la differenza si annienta e tu sprechi e tu trovi, è entropico l'attrito. Okay. Cioè aumenti l'energia che tu non puoi usare. Ok, non crea differenza l'attrito. L'attrito ormai già la differenza c'era prima. Tu crei differenze, infatti adesso entriamo in quello che si chiama l'effetto margine, che è fondamentale negli ecosistemi, ed è una cosa che noi non consideriamo mai, ma se noi guardiamo la vecchia struttura, Columella lo conoscete, no? Il vecchio testo romano di agricoltura. Ecco, il vecchio testo romano di agricoltura, che è un volume così, che io non ho letto tutto, ma ho letto pagine, quella è pieno di... trovate geniali per quanto riguarda l'adattamento all'essere umano al territorio, ok? E poi lui racconta anche cose molto più antiche. Sia Plinio c'è, ci sono parecchie cose, ma Columella è meraviglioso. Allora, che cosa succede? Andiamo un attimo a vedere il margine. Allora, nei terrazzi è fondamentale questo, cioè voi potete creare di un terrazzo una selva meravigliosa, ricca di umidità, anche in terreni così, solo creando dei margini. Il margine che cos'è? Il margine è quel filo, spesso solo un filo, spesso invece più ampio, che divide due mezzi, ok? Quindi tra il mare e l'aria, tra l'aria e non so che, insomma, tutte quelle cose che dividono i due mezzi. Ora, la pelle, esattamente. Ma anche interessante vedere i margini nelle città, no? Ad esempio, generalmente ci sono moltissime città, Berlino, Roma, Londra, eccetera, dove, quello che io so, il margine tra la parte, diciamo, di quartiere povero e la parte di quartiere ricco. Sapete che cosa si forma in mezzo a questo margine qua, di questi due quartieri? Che è successo in tutte queste città che vanno? La barricata. No, la barricata si sviluppa. Da questi due quartieri, che in molte città sono proprio attaccati, cosa c'è al centro? Cosa si forma? Fossato. Non fare il garibaldino, fuori epoca. Si crea il quartiere degli artisti, cioè quando noi abbiamo due margini, cosa succede? Qui abbiamo un margine di un certo tipo, allora io inizio a fare il passaggio, ok? Il primo passaggio. Allora io qui avrò, ad esempio, metterò dei vasi, se sono dei pancali ad esempio, ok? Qui metterò un vaso con una pianta più grande, qui metterò dei pancali. Io in questa zona qua, ma anche se questa è una foresta, mettiamo che questa è una foresta, è la stessa identica cosa, e questo qui è un passaggio centrale, in questa parte qui di foresta, io avrò tutte le caratteristiche, qui avrò tutte le caratteristiche della foresta, avrò le caratteristiche della parte aperta, ok? E avrò in più altre caratteristiche, quindi si crea una zona di margine che è molto più ricca
sia di una zona che dell'altra, esattamente come la zona tra il mare e l'aria, no? Dove ci sono tutta una serie di animali, dove si incontrano sia gli animali del mare che gli animali, i pesci, sia gli animali, gli uccelli, eccetera. E poi c'è tutta una serie di molluschi che sono attaccati alle rocce, che a volte stanno sopra, a volte stanno sotto, ma comunque è una zona molto ricca. Quindi io più riesco a fare margine, ad esempio, più io riesco ad arricchire un sistema. Andiamo a vedere uno stagno. Io posso fare uno stagno così, va bene. Se sono molto, ho molta immaginazione, lo posso fare circolare. Già sono arrivata a una cosa meravigliosa. Ma se io faccio uno stagno così, ok, con la stessa quantità d'acqua di questo, ok, stessa quantità d'acqua, io ho, fatti conto, un terzo, due terzi di margine in più. Ora io mi domando, cosa mangiano i pesci? Dove vanno a mangiare i pesci? I pesci mangiano gli insetti e le foglie che cascano nel margine, quindi mangiano il margine. Se io ho stessa quantità d'acqua, ma molto più margine, ho molti più pesci. Il margine è quel luogo che nelle scuole italiane normalmente, e c'era un libro di mia figlia che mi ha fatto veramente, della prima elementare, mi ha fatto, cioè ero contenta di non mandarla a scuola, che c'era una città vuota e poi una campagna vuota e i bambini dovevano mettere gli elementi della città nella città, gli elementi nella campagna. Della zona margine, che sta tra la campagna e la città, non veniva neanche nominata. Okay? Invece l'evoluzione di tutti gli esseri, praticamente quasi tutta l'evoluzione, è avvenuta nel margine, cioè in quella zona tra il nero e il bianco della zebra che diventa grigio. Grigio, cioè la ragione per cui le zebre sono bianche e nere non si sa ancora, perché una volta si pensava che in lontananza loro danno questo effetto di grigio, di movimento che è identico a, per cui nella savana il leone non le riconosce. Invece adesso hanno trovato un'altra cosa, per cui in Germania iniziano a fare i tetti bianchi e neri. Perché cosa succede? Se voi avete un tetto a strisce bianche e nere, avrete una parte, vedete, create di differenza, è bellissimo. Avete una striscia che diventa tutta che è nera, che si scalda tantissimo, quindi l'aria sale. E invece in quella bianca non si scalda, quindi prende il posto del vuoto d'aria che si crea nel nero. Quindi voi avete sempre un movimento d'aria e quindi non si scaldano per niente. È interessantissimo, per cui probabilmente le zebre non si riscaldano, cioè se fossero bianche si scalderebbero di più che non a strisce bianche e nere. Non lo so, adesso ho fatto cosa? In Brasile a Rio, ci sono questi marciapiedi Copacabana, i Panama, che sono tutti bianchi e neri, così a onde. Una fascia è nera, una fascia è bianca, una fascia è nera, una fascia è bianca, adesso non so se dipende da... Non lo so, però questo l'hanno scoperto, cioè stanno facendo dei tetti così per evitare il calore, perché hai sempre aria che si muove lì, e anche sopra le zebre, quello che hanno visto, che c'è sempre aria che si muove, perché loro non si riscaldano mai. Quindi il margine è molto importante, in tutti i sistemi di produzione, ma è interessante anche vedere cosa facevano gli aborigeni, no? Gli aborigeni in una foresta cosa facevano? Iniziavano a bruciare dei pezzi a macchie di ghepardo, no? Delle cose così. Ok, bruciavano questo, bruciavano questo, bruciavano questo, il resto rimaneva tutto bosco. Cosa succedeva? È ovvio che questo margine qua inizia a darti delle differenze, cioè inizia a darti una parte soleggiata, più calda, una parte più in ombra, ok? Quindi inizieranno a prodursi un sacco di piante qui che hanno bisogno di luce, un sacco di piante qui che hanno bisogno di più umidità, nello stesso spazio ce ne saranno molto di più, e soprattutto queste piante attirano tutti gli animali del bosco, perché la famosa radura, lì si incontrano gli animali del bosco che vengono fuori o di notte o di giorno per riuscire a mangiare. Quindi a questo punto gli aborigeni avevano una facilità enorme per o raccogliere o cacciare, perché tutti si raggiungevano quelle zone. Questa cosa qui è più o meno lo stesso. Mettiamo anche che sia un campo enorme, in cui voi avete un campo enorme, tutto piatto e tutto completamente... Perché il tema è che con i macchinari noi abbiamo tolto le siepi. Le siepi erano molto importanti, perché erano punti di fertilità.
Infatti quello che bisognerebbe fare adesso è ridividere e riconsiderare il campo, non più enorme, io sono abituata a queste sterminate, vastissime coltivazioni argentine che non vedi neanche il fondo, okay, che in realtà perdono fertilità continuamente. Se un campo del genere inizia a essere, diciamo, con delle siepi o con delle parti di alberi che comunque ti producono cose diverse, no? Come era una volta il filare di olivo da noi, la vigna, e poi qui facevano il cereale. Allora, facendo così, no? Mettiamo che tu arrivi per la strada di qua, che c'è il trattore, e qui ti infili e fai la tua cosa, qui avrai una cosa uguale che giri, ok? E torni qui dentro, quindi tu hai il tuo filare di piante, che ti mantengono, che come punto di immagine ti mantiene la fertilità, in cui tu metti varie coltivazioni, così lo vedete in Asia, ok? Così lo vedete in tutto il mondo prima delle macchine, no? Anche se è piatto, continuamente tu ti fai dei filari in cui metti le varie piante, e qui ti fai la tua monocultura, cercando di farla ovviamente in maniera meno invasiva possibile, e quindi tu giri di qui, giri di qui, giri di qui, giri di qui, e col trattore ci passi tranquillamente perché te la fai tutta, ma intanto tu hai nello stesso, hai diminuito la quantità di grano, però hai aumentato la sua qualità e soprattutto hai aumentato il numero di altre culture che puoi andare a raccogliere. E quindi invece pensate in un terrazzo. Ecco, pensate in un terrazzo, ovviamente tu non pensi più a mettere il quadrato, inizi a mettere tutto quello che puoi, quindi pancali, balle di paglia. Ecco, una delle cose interessanti dei terrazzi cubani, proprio all'epoca in cui Cuba fu messa al bando dagli Stati Uniti, iniziarono a usare molte balle di paglia nei terrazzi. Allora potevi tu, poi ad esempio, tu entri di qui, ok, qui c'è la parte, diciamo, fresca, perché a questo punto non si tratta del vento freddo, sì, è un vento freddo invernale, ma lì a Cuba al massimo è fresco. Qui sarà una parte fresca dove forse tu puoi anche andare a stare d'estate, perché tu pensi, un terrazzo è molto caldo d'estate, se ci vado io devo raffreddarlo. Allora qui mi entra l'aria fresca, e qui invece mi entra un'aria umida, anche sempre piacevole, Allora io qui inizierò a vedere se riesco a fare un frangivento, una parte diciamo in ombra, ok, qui è il sole, quindi in ombra in realtà devo farmela qui per fare l'ombra qua, e qui invece prenderò delle piante che riescono a tipo le piante appunto grasse, che riescono a prendere più umidità possibile. Però con ad esempio le balle di paglia io posso iniziare a mettere le balle di paglia insieme e a coltivare delle balle di paglia, perché se ogni balla di paglia io la svuoto leggermente al centro, ok, ci metto un piccolo cartone, ci metto un pochissimo humus e già inizio a mettere delle piantine, lì parte velocemente, perché se c'è umidità la balla di paglia la trattiene, non ha evaporazione, ok? E comunque sia quel poco di acqua che ci metto verrà fermata dal cartone. Tante colture sono state fatte così in Cuba. L'umidità di Cuba è molto più alta qui nell'aria, qui non abbiamo una umidità così alta. Poi possiamo iniziare con i pancali di legno e con semplice cartone, pancali di legno e sempre humus, ok? Un'altra cosa che non deve mancare in un terrazzo è la fattoria dei lombrichi, la worm farm, e quella si fa facilmente. Sapete, no? Sì, l'abbiamo fatta con i soldi. Perfetto, benissimo. Quella è una cosa facilissima che non deve mai mancare. Poi con il biorojo anche si può comunque iniziare, vengono dei terrazzi meravigliosi, si può iniziare ad esempio con un biorojo che parte da qua, ok, può essere anche alto e poi può continuare continuamente ed infilarsi dentro le balle di paglia, ok? Che le balle di paglia sono leggere, però perché non potete riempire di vasi, il vaso poi perde moltissimo in evaporazione. Cioè, sarebbero interessanti quelli di cotto, ma costano tantissimo e sono quelli che mantengono un pochettino di più. Un'altra cosa che io metterei in un terrazzo è l'idroponica, perché secondo me ci sta benissimo. Una
L'idroponica è veramente il mistero della mia vita, c'è chi dice assolutamente sì, assolutamente. Allora, io ti parlo non dell'acquaponica, l'acquaponica con i pesci, io ti parlo dell'idroponica di base, cioè non quella che è fatta con 2000, con uno sperpero di energia incredibile, perché già quella industriale io ti dico di no e l'ho sempre detto. Però io adesso da un po' che ho iniziato, perché grazie a questo progetto che abbiamo con l'acquicoltura Piacenza, cioè l'ho visto da lui, adesso lo rifarò da me esattamente nella piscina. Per cui se lui ad esempio ha iniziato con delle vasche, ok? Delle vasche normali che ha trovato, le ha riempite di acqua. In queste vasche tu ci metti qualsiasi pesce idiota, ma non di coltura, perché io francamente di ammazzare i pesci non mi va. Mangiarli sì, ammazzarli no. E quindi ci metti dei gambusa, idiotissimi gambusa che ti mangiano anche le larve di zanzara. A questo punto, in questa vasca. Entrano il fosforo, le gambuse nei sistemi un po' più chiusi. Sì. Appunto, ma tu vuoi i fosfati, perché le latture ti crescono meglio. No, io ho un sistema chiuso, con i fosfati vanno benissimo. Nel senso che tu praticamente, dentro questa vasca, tu ti crei un galleggiante, puoi usare sia il polistirolo se lo trovi, ma secondo me, lui aveva fatto lì a Piacenza, una gabbietta così, con questa rete plastificata di ferro, con i bordini e tutte le bottiglie intorno, ok? Piazzata lì con un telo in plastica e ha messo tanta sabbia così. Ok? A questo punto c'è questa cosa galleggiante qui, ok? Che viene bagnata in parte, no? Ma non totalmente, perché non entra totalmente, è sollevata dalle bottiglie di plastica. E lì ci metti le tue insalate o quello che vuoi. A questo punto tutto il fosforo della gambusa va dentro le insalate. Cioè nella sabbia crescono le insalate. Certo. Cioè, tanto nell'acqua e tanta sabbia sopra, ok? E a questo punto le insalate crescono, è un substrato, non è più terra, perché il problema nostro dei minerali, che nel complesso è fondamentale perché mantiene i minerali, qui i minerali è pieno, ce n'è dappertutto, e quindi tu le fai crescere con quella cosa lì. Quindi tu hai poi nella vasca non metti altre piante? Puoi mettere lenticchia d'acqua, di cui noi ormai ci abbiamo insalata sempre, puoi mettere tutte le altre piante acquatiche, assolutamente. I gambusa tendono a mangiarti tutto, per cui se stanno sopra a questo vasetto di idroponica, forse non te lo mangio. Io ho messo un po' di cose, ho una vasca, io ho 2-3 sistemi, 4 sistemi d'acqua. Uno che ha delle ninfee ed è pieno di lumache, e la ninfea poverina stenta. Un altro che sta a carico di tutto, che è quello non della foto, ma un altro ancora. C'ha i gambusa, però c'ha le lenticchie d'acqua, tutto, io non so perché lì funziona bene. E poi c'ho quest'ultimo che ho fatto, che non ho messo i gambusa, però il ditisco, quello così, e poi c'è un altro insettino che non so come si chiama, è piccolo così, sembra una coccinella come forma, però è argentato, e cammina sopra all'acqua e sembra un giochetto, un PlayStation, perché fa così. Allora io dico a mia figlia, no, che ha 10 anni, vedi, PlayStation non l'hai mai avuta, però se tu guardi il laghetto è uguale. Siamo a posto. Siamo a come posto. Se. Come se. Esattamente. Ma come si prepara la base di un laghetto per andare in primo ambiente? Allora, in questi luoghi qui hai bisogno di un telo che sia permeabile, perché non hai argilla. Cioè, da me anche c'è un minimo di argilla, ma io ho cercato di fare l'argilla in tutte le maniere. Cioè, qui, capito, la permacultura soglia ti dice, fai passare una macchina, metti i maialini e lì ti tiene. Ed è vero, lì è pieno di trosce, ma l'argilla australiana è antichissima e tiene a qualsiasi goccia d'acqua. Da noi, almeno da me, no. Quindi io, dopo vari tentativi, anni e anni, di tutti i tentativi possibili, alla fine ho capito che la plastica non è poi andata bene. Se invece non plastica, non c'è meglio. Chi? E cosa mette lui? Lui c'ha l'argilla, tesoro, lui c'ha un'argilla ottima. Vabbè, venisse qua nel carbonato di calcio a fare i laghetti senza plastica. No, voglio dire, a me questi qui mi vanno benissimo. Un violato per il laghetto, per i mezzi.
Io avevo letto di qualcosa, però penso ancora che sulle rocce carbonatiche non vada molto. A volte fanno dei recinti e allevano per un anno due maiali. Sì, ma devi avere l'argilla. Sì, tra il fango e lo stesso. Ah, ce l'ho messi i maiali. No, no, ci ho messo i woofer, ce l'ho anch'io. Ah. Woofer. No, non cioè, e anche se vuoi le anatre, cioè nel momento che tu hai l'argilla, a Piacenza, sono tutti fatti solo di terra. Stiamo facendo 2 ettari di vasche, una cosa enorme, un progetto enorme. Abbiamo fatto un on-loose per lavorare con la USL, con i ragazzi autistici, tutti orti sinergici, e poi ci saranno queste vasche enormi, una vasca è più o meno così, fino a lì giù e fino a là, e ce ne saranno 12 di vasche, così ne abbiamo fatte 3 per il momento, una cosa enorme. Tutti i microrganismi effettivi per lavare l'acqua, però fatti, scavati, messo l'argilla, ciao, ha tenuto perfettamente, però se è in pianura padana, pianura padana, quelli qualcosa c'hanno, l'acqua, almeno argilla. E zanzella e l'acqua. Riputiamoci fortunati. Ecco, esatto. Quindi io praticamente quello che ho fatto è questo, io ovviamente ho, per farlo il meno costoso possibile, l'ultimo stagno che è quello che avete visto in foto, e anche gli altri, e ho fatto uno scavo un pochettino più profondo, ok? Ci ho messo il telo, ovviamente ho cercato di tenere i lati non troppo scoscesi. Dove erano scoscesi? Cioè, messo il telo, ho iniziato a rimettere tutta la terra e poi a creare con le pietre tutto come un muretto di pietre. Praticamente la plastica non deve vedere il sole assolutamente, ok? E la plastica poi nel bordo finisce così. Cioè, questo è il bordo della terra, questo è il laghetto, ok? Questa è la plastica. Quindi tu fai il buco, poi metti la plastica che fa così, ok? E poi riempi di terra tutto questo, ok? E devo dire, quindi ci metti tanta terra per cui anfibi, pesci trovano il loro spazio, tutto pieno di pietre, anche abbiamo adesso delle bisce così che entrano. Insomma, mi sembra che la natura non si sia accorta che c'è questo terribile... cioè siamo molto più noi al pensiero, ed è un telo di plastica, quello bianco e nero, da così. Buona. È sempre un carbon fossile, quindi sta là, che ti posso dire, non lo so, va bene, cioè funziona, viene un sistema che è meraviglioso. Dovete stare attenti ai cani degli amici quando arrivano, perché si buttano, tirano fuori giù le pietre, fanno, perché il primo stagno che feci così me lo bucò un cane. E qui adesso c'è Zebra Farm, mi dice no gatti, no cani. Ma come? No, non quelli, ma non bambini maleducati, né genitori viziati. Adesso mi arriva nel corso della Zebra, mi viene una famiglia di 6 persone. Ma sicuro che non vedo. Come? No, poverini, manca bestia, carini. Basta che il cane sia educato, perché in genere i cani manca bestia sono tutti, vanno lenti come loro, quindi vabbè, sono pacifici, non sono, capito? Sì. Allora, io andrei di quello, andrei di varietà, e poi soprattutto inizierei nei terrazzi a lavorare sul verticale, che è fondamentale. Cioè, tutte le pareti verticali, perché voi quello che dovete creare è un microclima, no? Cioè il fatto, come dicevi tu, no? Cioè dovete partire con delle piante estremamente grette, resistenti al calore, che però creano tantissimo verde e iniziano a farvi un po' un riparo, perché ovviamente i terrazzi, se voi lo lasciate senza niente, raggiungono le temperature orribili estive, appunto. Invece più li mettete verde, più li mettete, ad esempio, i pancali con un minimo di paglia, niente humus, e già ti producono, ok? Facciamo questa sera, tra la seconda bottiglia di vino, facciamo un progettino su quel terrazzo. Ci sto!
Cisa, se convinci quel signore lì dietro quella valigetta rossa a venire domani da te, così che almeno abbandoniamo, no. Gli facciamo vedere la partita, gli diamo un pescetto buono, domani vado a pescare di nuovo. Va bene, quindi... Allora, l'unico problema può essere, come diceva lei, Joël, è che se hai problemi di percolazione e di filtrazione, allora in quel caso lì mettici delle plastiche, anche lì, perché sennò rischi. Benché io nel suo terrazzo ci metterei tutto paglia bagnata, anzi, perché no? Ma se non altro, se sei paglia, quando piove, la paglia un minimo, dopo un po' che è composta, assorbe perché diventa humus, all'inizio è paglia, dopo diventa humus, e quindi ti trattiene l'acqua su e quindi probabilmente migliora la situazione, non ti so dire. Poi lavorerei con... già la balla di paglia, devo dire, quando viene bagnata ti mantiene ti aiuta il microclima, cioè ti rinfresca tantissimo, quindi i terrazzi che ho visto in un filmato, non sono stata a Cuba, e con le balle di paglia erano splendidi, veramente bellissimi. Ma anche se non avete balle di paglia, avete dei rotolo balla e quindi potete, cioè avete solamente paglia sciolta, lì comunque riesci a fare, ad esempio puoi mettere dei sacchi di juta, li riempi di paglia, li appoggi nel pavimento, ok? Quindi ci fai una fossettina, ci metti sempre il tuo humus e inizi a trapiantare, ok? Le piante si adattano dappertutto. Scusa, ma soltanto questa cosa che ha detto lei, rispetto alle infiltrazioni, se c'è una mattonella sul terrazzo, può sempre succedere che ci sia un'infiltrazione? Beh, assolutamente. Cioè, tu questo lo sai, se piove e ti filtra, come a casa sua, ovviamente lì è meglio che metti... Sì, ti ripari un attimo. Ma non come fanno i tedeschi, i detetti verdi che fanno tutte le cose, strati, sigillati, delle vite. Ma il tetto verde è un'altra cosa, un po' diverso. Il tema è questo, cioè in Germania piove tantissimo, quindi se è una cosa piatta, tu devi essere assolutamente sicura che non si infiltra niente. Ma questo è il tetto verde, che domani parliamo. E da noi, cioè qui non piove tantissimo, quando piove, se tu riesci a accumularla tutta in questi tuoi sistemi, tutto sommato puoi anche fare a meno di essere troppo attento. Beh, più che sugar, cioè, cerchi di accumularlo nelle piante, quindi prima della paglia e poi la pianta cresce, così tu hai accumulato l'acqua lì, ok? Abbiate immaginazione in questi benedetti progetti, perché se voi mettete le piante tutte così, il vento si incanala e come nell'urbanistica vi dà un sacco di problemi, così anche nei vostri campi, perché soprattutto se voi avete una monocultura di piante tutte in fila e il parassita intanto lo sente che c'è, ovviamente c'è, è un predatore, lui sente che avviene tantissimo odore di questo, quindi si infila, come le patate, no? Si infila la dorifera da una pianta e le fa tutte. Ma se voi non le mettete in fila, li mettete anche in un campo solamente a serpente e ogni 4-5 piante ci mettete, io facevo una consociazione, producevo patate un periodo e di diverso tipo e facevo così, a febbraio mettevo i piselli. Poi, quando dovevo sacchiare i piselli, mettevo le patate, ok? E mettevo il cumino, che andava molto bene con le patate, poi mettevo piselli e aglio. Poi andavo a sacchiare e mettevo le patate e piantavo il cumino. Quando andavo a raccogliere i piselli, ovviamente i piselli diventavano la pacciamatura per la patata, quindi coprivo tutto perché raccoglievo i piselli. Mi ricordo un mondiale, che io davanti alle partite del mondiale devo aver pulito non so quanti piselli, ho messo via quell'anno, ero tutto lì. Cioè, questo era il mio. Anche poi quando è la campagna, una volta bellissimo, ho fatto 2 ettari, allora decido di mettere giù i fagioli e non ho la seminatrice, per cui avevo il tessista che mi veniva a seminare. E lo metto un po' pendente, dico, senti, io devo seminare le cose, dico, quella su giù, ok, ti vengo a seminare, va bene, a seminare. Io faccio così, passo il trincia su questo pratone,
Il fagiolo si mette ovviamente a maggio da noi, minimo minimo aprile, ma non prima, perché fa freddo. Arriva lui con la macchina, mi semina tutto, perché c'ho ancora le fotografie di quel campo. Quello dice, ah, ma se non metti quello, non fai quell'altro, se non ali, se qua, se là, non ti viene niente. Come sempre, no? E poi sei una donna, cioè voglio dire, fatica. Vabbè, non ti preoccupare, guarda, voglio buttare via il mio tempo, anche i miei soldi. Tranquillo, cioè, voglio stare tranquillo. Insomma, quel campo lì era pulitissimo, perché c'era tutta questa facciamatura della trinciatura. Sono venute queste filari, poi gli ho chiesto di farmelo leggermente ondulato. Ti dico quando gli ho chiesto così. Ma che sono ubriaco? Non senti, se sono io. Gli ho detto, vedi un po' tu. Insomma, con la facciamatura, c'è questa foto che ho a casa ancora con la slide, no? Di questi fascioli perfetti. A questo punto era l'epoca della raccolta, gli occhiali, dico, senti, non le vieni a raccogliere perché 2 ettari non ce la facevo. E lui mi fa, ah, ma io non mica posso entrare nel campo perché è troppo pendente. Come, sei venuta con la seminatrice? Dice, ah, ma la seminatrice ce la fa, però raccogliere non posso. E io poi, vediamo, ma perché non me l'hai detto quando... Ah, ma io pensavo che non venisse nulla. Insomma, io mi sono messa ogni mattina, partivo alle 4 di mattina, e poi anche con gli amici, mollavo il pick up in mezzo al campo e mi facevo fino alle 10 di mattina, poi si schiattava, insomma, a caricare cosa. Poi tutti questi piselli, i fascioli li ho messi nell'aia, che ormai avevo organizzato, che praticamente era lo studio di pittura del mio ex marito, anche lui è pittore. Tutto lo studio pieno, uno studio grande tipo così, tutto pieno di abbatterli. Ma io ho detto, qui c'è qualcosa di sbagliato. Sai che nuova c'è? Ma comunque ho fatto dei fagioli buonissimi, e poi li ho venduti, insomma, però era oro, voglio dire, raccolti a mano. Vabbè, uno deve fare queste cose per capire che c'è qualcosa nell'agricoltura estensiva che non funziona. Perché poi dici, ma tutti i soldi che si fanno, dove vanno? E vanno all'IMS, all'UPS, al COSO, alla tassa, cioè, e poi non so, ti dice, ah, ma avrete, non so... Ti diamo questa cosa qui, perché in realtà è tutto finto, perché tu devi presentare l'IVA e pagare l'IVA, in realtà tu alla fine fai i calcoli, non ti hanno dato niente, ti hanno dato e glieli hai ridati, quindi è tutto fasullo, per cui l'unica cosa è concentrare, intensivo nello spazio, non estensivo ma intensivo nello spazio, quindi produrre più che si può. Però questa è la mia esperienza, ovviamente tutti ci devono passare, cioè ognuno troverà una soluzione diversa. Basta fagioli? No, i fagioli pochi. Adesso è l'era del lupino. Ah no, perché il lupino lo lascio lì, capito? C'ho delle fotografie. Mamma mia, c'ho delle fotografie degli uliveti con i lupini, bellissimi. Ho avuto un'altra multa. Dopo la multa dei pneumatici, 2 anni fa, mi arriva, no, l'anno scorso, mi è arrivata la multa del campo sporco. Del campo sporco? Sporco. Questa volta però gli ho detto... No, perché il mio campo è piccolissimo, a fianco è pulitissimo, quindi è 15 metri il mio campo, è lungo lungo, ma è 15 metri, dato che a fianco i vicini puliscono e c'è la strada da me, per cui la strada già è... No, era sporco abbandonato. Ah, secondo loro era... Sì, sì. Allora io gli ho mandato una... No, non l'ho pagata, era di 200 euro. 150, 170. Gli ho mandato una lettera con tutti i nomi in latino, delle spontanee, e poi gli ho detto che di molte, tipo Bardana, eccetera, perché devo raccogliere, perché le radici si raccolgono a novembre, e io se tagliavo, come faccio a riconoscere dove sta la Bardana? Non potevo tagliare. Insomma, una cosa, ovviamente ho esagerato in tutte le... Okay. Allora mi hanno rimandato una lettera dicendo va bene, ok, paghi solo 75, se no vai da giudice di pace. E io ho detto, sai che nuova c'è? Vado al giudice di pace. Allora sono andata al giudice di pace, metto di presentare tutti i documenti, allora gli ho dato intanto il libro di testo, che è questo Fabio Caporali, che tra l'altro se vi interessa leggetelo, perché si chiama Ecologia per l'agricoltura. Lui è professore, era professore universitario dell'Università di Agraria di Viterbo, una persona eccezionale. Il suo libro è Permacultura pura. Tra l'altro ci sono molte prove che lui ha fatto di colture su campo estensivo, con macchina, però una sopra l'altra. Ecologia per l'agricoltura e Caporali. E lui
No, gli ho mandato il testo, cioè gli ho mandato lui il testo, poi gli ho mandato anche la locandina. Noi abbiamo fatto un convegno all'Università di Agraria di Tarquinia per la Food Forest, il giardino commestibile. E non solo, ma l'Università di Tarquinia ci sta dando 2 ettari e abbiamo 3 studenti che faranno la tesi su questo progetto del capo commestibile. Per cui gli ho detto sì, io mi rendo conto che è una nuova maniera di fare agricoltura diversa dalla convenzionale, però allora poi gli ho detto, per quanto riguarda gli incendi, gli ho detto tesori miei, un bosco appena tagliato, in cui lasciano tutti i rami e si scalda tantissimo, è molto più a pericoloso che non... Non solo, ma i campi di grano ad agosto, un attimo prima, a luglio, un attimo prima di essere raccolti, e quelli sono, si incendiano... Quindi voglio dire, se voi siete d'accordo con quel tipo di coltura, avete a che fare con 2 bardane e 4 lupini? Tutto questo l'ho messo in maggiore pace di Montefiascone, ma andiamo a vedere cosa... Sì, sì, con delle fotografie bellissime di lupini, bardani, ho mandato tu, mi sono divertita, cioè non l'ho fatto con oddio, questi qui, insomma, l'ho fatto, mi sto divertendo adesso un sacco. È perché, insomma, a un certo punto essere pionieri vuol dire anche quello, insomma. Ah no, e poi fuori dal campo ho scritto progetto Monte Marzo in permacultura, ripristino biodiversità in sistema agrosistema. E per favore non calpestare raccolta semi radici da giugno a novembre. Cioè, è scritto tutto. Ma non è che i vicini non... Cioè, rompono loro i coglioni oppure... No, 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 questo qui è la forestale che, sai, il comune dice devi pulire. Poi gli ho detto, il concetto di pulizia possiamo vederlo. Vogliamo parlare di igiene? No, non gliel'ho detto. Andiamo a vedere, andiamo a casa vostra a vedere quanta igiene c'è a casa vostra. In Sicilia sai come fanno invece? In questi casi? Allora, praticamente ti danno fuoco al terreno, poi... questo è il primo. Poi, step one. Ma questo chi? No, il vicino. Il vicino. E poi il vicino mette fuori i danni che ha combinato il fuoco che del tuo terreno, cifre pazzesche, lì, cioè, sì. Come i pastori da noi, sì, quando i cani... Quindi cosa fanno? Vanno dal proprietario e gli dicono guarda che tu adesso devi dare questo soldo. E in pratica tramite quella cosa lì ti comprano il terreno, cioè ti comprano il terreno per 2 euro. Per comprare i terreni, allora. E poi ma comunque la legge di, cioè è una procedura proprio standard, se tu non pulisci ti dà un fuoco e poi escono tutti i dati che ti obbligano a vendere. No, vabbè, io non vendo, anche perché tutta la parte da dove dovrebbe entrare il fuoco è a tutte piante ritardanti, quindi gliel'ho anche scritto, per cui... Beh, tutti i fichi d'India, fichi, sì, tutte queste piante qua che ritardano, per cui non possono prendere fuoco, quindi, anche se lo dessero non prende. Ritardanti, perché non prendono fuoco i fichi d'India? Se c'hai 5 metri, se c'è un bordo di 5 metri del tuo campo di fichi d'India, lì non entrerà mai niente, oppure gli 88, eh? Cioè con gli acceleratori di combustione, cioè solo se metodicamente si mettono a pagnare di benzina, se no si ferma. Sì, non si ferma. Per cui già quello, se tu vuoi la protezione dal fuoco, ci metti quelli, le fai crescere, già stai. La comunità prende il fuoco. Ma ti viene il sole per caso? Ma questo controllo... C'è il caldo, non mi dice. Il campo chi lo fa? Cioè, eh? Chi è venuto a dire il tuo campo? La forestale. Non posso fare la rattura perché ho 15 metri di campo, se faccio la rattura non c'ho più campo. No, perché c'è solo l'ulivo, capito? Cioè proprio non infatti non mi chiedono di tagliarlo, perché praticamente è un campo lungo lungo così. Allora, cioè, da una parte c'è la strada e quindi è già, e non posso arare perché devo passare con la macchina, quindi c'è la strada. Di qui ci sono 1, 2, 3, 4 piante di ulivo e poi c'è la vigna, quindi non posso proprio arare. E poi dopo c'è il vicino, e il vicino è tutto pulito, zappato. Eh? E il vicino è molto carino, quindi non ho problemi di lui. E non è curioso? Cosa? Cioè, vede la differenza? Non è
Lui è curiosissimo, sì, no, chiacchieriamo, anzi mi dice, ma perché i tuoi meli non si ammalano? È perché li ho messi in una certa maniera, infatti adesso anche di questo volevo parlare. Allora, poi... Se inizia anche lui a continuare in quel modo, potrebbe essere ammesso, se si riesce a persuadere. Beh, è fantastico, la differenza tra il mio e il suo è pazzesco, guarda, i suoi peschi, i peri, cioè, sono così... sofferenti, pieni di... No, guarda, invece i miei che li ho messi giù senza acqua, perché in quel terreno lì non ho acqua, e come ho vissuto a casa mia 7 anni con l'acqua piovana e basta, qui ho piantato a novembre, come devono essere piantati gli alberi a frutta, li ho mollati là e non ho perso mai nessuno, tranne due che i cinghiali proprio me l'hanno portato via, l'hanno asportato, non c'era più neanche l'albero. Secondo me c'è stata una scorribanda. Poi ogni tanto arrivano i dining, anche quelli mi angiucchiano, poi ci metto le bottiglie di plastica aperte, insomma riesco a proteggermi. Però a parte questo, cioè, quest'anno è bellissimo perché sono dei meli e dei peri che adesso hanno 5 anni, no? Sono più o meno così adesso. E poi gli altri invece più piccoli che ho messo più tardi, ma è incredibile come si sta sviluppando da solo, pieno di aglio, di piante mediterranee, di lupini, di varie cose, tutto intorno. Lupini. E le albicocche le hai? Sì, non le tocco mai, non le poto mai, perché sennò soffrono. Ah sì? La albicocca non va toccata, ma neanche il fico, ma neanche le altre piante, cioè togli i polloni, togli se è innestato la parte di porta innesto che esce, ma insomma non... La mia sta morendo, la albicocca ci... Ma vabbè, succede. Mettici l'aglio sotto, metti l'aglio dappertutto, guarda. Allora, i terrazzi, c'erano un po' di altre cose che volevo aggiungere. Ah, ovviamente in un terrazzo voi dovete cercare di non lasciare superfici che possono essere a massa termica, perché ovviamente vi alzano troppo la temperatura, ok? Quindi anche se iniziate a fare il vostro orticello da una parte, con un pancale, le balla di paglia, con un tessuto, cartoni, vestiti e come Isotta vi ha raccontato, comunque sia, non cercate di lasciare il meno spazio possibile scoperto, perché ovviamente li attira e evapora tutto. Cioè, in realtà è veramente il lavoro che va fatto, oltre a recuperare tutte le acque che abbiamo parlato, dobbiamo lavorare sul bloccare l'evaporazione. Allora, come si blocca l'evaporazione? Una delle prime cose che porta via l'acqua è il vento, ok? Il vento secco porta via. È vero che porta anche l'acqua da noi, ma... E quindi ci sono i frangivento. Benissimo. Allora, qui siamo ancora nella dinamica dei fluidi, come abbiamo detto prima, cioè noi abbiamo un movimento, ad esempio, non so, abbiamo un movimento orizzontale, ok? Come lo riusciamo a bloccare? Allora, generalmente se noi ci mettiamo un muro, cosa succede? Succede che sbatte contro questo muro, ok? E fa questo tipo di lavoro. Che è quel famoso movimento che però non ci interessa a noi, perché qui poi se no abbiamo, mi ricordo... diversi luoghi, un orto a Bolzena in modo particolare, questa persona faceva, ah, devi venire il mio orto perché c'è un punto dove non cresce niente, c'era un muro, c'era il vento, era esattamente così, e a questo 1 e 3, mi sembra, 1.3, 1.6, non mi ricordo dell'altezza, tu c'hai il rigolo, insomma c'hai la... E quindi questo ovviamente è una situazione che va evitata. Nei campi è più facile fare frangivento, cioè possiamo fare frangivento, dipende, allora se sono venti estivi faremo frangivento anche con decidue, ma generalmente abbiamo bisogno di sempreverdi perché vogliamo bloccare un vento invernale, un vento che ci dà molto fastidio, perché poi i venti secchi quelli che dobbiamo soprattutto frenare. Quello dipende dalla quantità di campo che hai, ci sono tantissimi tipi di frangivento. Allora, un frangivento tipico per diciamo, frenare, almeno bloccare il 40%, sono dei frangivento che hanno, prima hanno cespugli piccoli, cioè sono almeno da qui a qui hai 5 metri, no? Poi c'hai cespugli medi, però devi avere spazio, devi avere grande, e poi dopo c'hai piante ancora più grandi, ok? In questo caso cosa succede? Il vento fa così e deflette proprio, 40-50%, e l'altro invece passa attraverso di qui, ma abbassa la velocità e cambia temperatura. E quindi non ha più questo effetto di seccarti dietro. Se non riesci a fare questo,
tipo che non hai lo spazio, se tu ad esempio hai un grande campo, no? E tu non hai la capacità, cioè non hai lo, potresti iniziare a fare una cosa qui, però ovviamente dopo un po' il vento riparte, no? Dopo 30-40 metri il vento riparte. Allora tu puoi fare, o intanto lavorare con le file, no? Sempre così, e quindi ti dividi il campo in cui fai qua, hai due passaggi di trattore in cui metti le tue, la tua coltura, e diciamo quasi 20% del campo e vai in un altro tipo di coltura che ha, esattamente. O se no ci sono altre disposizioni in cui tu metti gli alberi così, di modo che se un vento, tipo se hai un altopiano e sono quei venti che, anche se non sono molto forti ma sono continui, allora in questo caso qua lo devi bloccare con diverse. E qui potresti fare sia un albero singolo, ma anche ancora più interessante fare delle macchie, ok, in cui però tu hai una cultura. Alla fine tu hai culture diverse, ok? Un po' come le swale per l'acqua, però di modo che il vento arriva qui, si ferma, arriva qui, si ferma, arriva qui, si ferma, tu passi comunque comodamente, metti caso che qui c'hai 7-8 metri, passi anche di qui passi comodamente col trattore, però tu hai, Allora, in questo caso ti aiuta abbastanza. Se tu hai una zona invece molto, che si raffredda molto d'inverno, tu puoi continuare, allora fai quella trappola di sole di cui ho raccontato prima, no? Allora, tu fai una disposizione degli alberi in questo senso, in cui parti dai cespugli prima, perché il vento viene di qua, i cespugli medi e gli alberi alti, ok, sempre questa disposizione qua, però saranno degli alberi, ad esempio, argentei, cioè l'ulivo è tipico, l'olivello, tutte piante che hanno una foglia argentea. Questa foglia argentea rifrangerà la luce solare nel centro, e tu avrai una parte centrale molto più d'inverno, molto molto più calda, in cui ad esempio a Bolsena ci si può mettere i banani là, che non muoiono, non fanno banani ma non muoiono, non è autoctona, ma... A Bari riesce a fruttificare qua, no? A Bari? Sì, raccolgo le casche, a 50 km sì? di distanza da qui, sì. Ma perché c'è più umidità? Vabbè, è un giardino in particolare. No, ma in giro, ce n'è più di uno. Comunque, dai, banani odiano il vento. I banani odiano il vento, per cui se tu li metti col vento non ti fruttificheranno mai. Se tu invece ci fai una trappola solare e qui la rendi più umida, perché ci metti, ad esempio, qui ci puoi mettere uno stagno, ok? Con un'acqua grigia che finisce, oppure fai il classico cosa per una... Sì, banana circo, io lo chiamavo strawberry field circo perché banane da noi in Umbria non c'erano. Però qui ad esempio c'è la casa qua, che so io, l'acqua grigia se la mandi lì, qui ci metti anche uno stagno. A questo punto tutto il vento che passa di qui, in ogni caso, quel poco vento ti porta umidità, lui c'ha l'umidità al centro, secondo me se proprio sei affezionato a sti banani. Se no ti consiglio i cachi, l'uva, i fichidini, sono molto buoni e sono molto più facili da coltivare. Perché le banane? Cioè, no. No, le banane no. No, le banane sì, però voglio dire, se lui deve andare a Bari per mangiare le banane e invece vuole rimanere qui, gli dico guarda, cambia frutto e sarai felice. No, le banane, cioè oggi chi è che mi chiedeva, c'era una mail che diceva, Sariana, senti, ma rispondimi francamente, ma secondo te, cosa che vuole fare? Il caffè, io lo posso produrre in Italia, questo è un campano, Lello, che vuole andare in Costa Rica a vivere, e adesso vuole, invece non uscirà più e vuole produrre caffè in campagna. Secondo me l'Etna è l'unico posto dove può crescere tutto quello che è tropico e subtropico. L'Etna è impressionante, cioè l'Etna è una delle terre più ricche in assoluto, ha queste piogge continue d'estate, cioè siete mai stati sotto l'Etna? È meraviglioso, proprio a est dell'Etna, tutta quella vallata lì ha una terra fertilissima, vulcanica, piove tutta l'estate, perché praticamente c'è un circolo di acqua così continuo perché c'è l'Etna che lo produce. Io ho visto dei boschi di avogadi alti 8 metri, selvati trapiantati, ma ormai diventati selvati. Abbiamo raccolto questi avogadi rugosi, quelli piccolini buoni. Io ho sotto l'Etna. Ma dovete pensare in Italia?
sotto l'Etna, vicino a Catania, proprio sotto di Catania. Ah. Fiume Freddo, tutti questi luoghi qua. 4 gradi sarà il fiume sicuramente. Ah, Fiume Freddo. C'è stato cioè, da... il paradiso. C'è stato da Venere, eh? Non conosco. Le Lingua Grossa, tutti questi posti qua. No, sono andata a fare i balli di paglia e intonaci là. Un corso di permanenza. Che poi ha litigato lui con quelli con quelli. Vogliono ammazzare. Perché lo vogliono ammazzare? Ha fatto 2000 cazzate. E il Palanca, esattamente. E lui, che pugliese poi tra l'altro lui. Infatti. Allora, è un pugliese che vive in Sicilia. E allora... L'Etna. Allora, l'Etna c'ha l'umidità, tutti i minerali possibili e immaginabili e anche la temperatura. Insomma, noi abbiamo raccolto questi avogadri, che poi tra l'altro gli avogadri tu li raccogli e non gli stacchi il picciolo, loro non iniziano a maturare. Casse così, praticamente ho dato un corso e io ogni volta che vado in un luogo dico, vabbè, io prendo, porto, cioè andavo in macchina, anche all'epoca lì, e lasciavo una parte di soldi, mi portavo via tutto, mi portavo via una massa di casse, di limoni, cose. Li ho messi in cantina da me, ogni tanto li tiravo fuori una, staccavo a 20, iniziavano a maturare, abbiamo mangiato avocati per mesi, una bontà. Madonna. La bontà. Però il mio terreno c'ha la sua. È vero che secondo me con l'astuzia, l'immaginazione, il minimo di conoscenza e di immaginazione molta. In permacultura diciamo l'unico limite è l'immaginazione. L'umidità dell'avocado è la temperatura sicuramente ha bisogno anche di umidità. Non può andare sotto i 12 gradi. Bisogno di acqua, acqua. Ciao! Bisogno di acqua, acqua, acqua. Ma non può andare sotto i 12 gradi. No, però se tu gli fai una trappola solare, è che ci vuole tanto. Io adesso sto facendo una trappola solare da noi. Perché a questo punto io parlo di trappola solare, in realtà io non ne ho una da far vedere, no? E invece lo sto facendo. Perché c'è una parte dove riceve il vento freddo, umbro, e voglio vedere che cosa riesco a coltivare là, capito? Ci vuole tanto tempo, facciamo più, diventa alta, è fitta, insomma. L'avocado è una pianta incredibile. Bellissima. Non vuole assolutamente niente. C'è un amico che li ha fatti crescere nel centro di Roma, al Pigneto. Che poi stanno a Bari, anche quelli lì. No, ma lì c'è un'acqua grigia. Sì, sì. Si è ritrovato gli alberi. Qui c'è stata una gelata perché non gli ha fatto più frutti per 3 anni. L'acqua grigia. Ma sì, l'acqua grigia, mandatele direttamente nel terreno con delle swale. Cioè, se è un terreno drenante, no, perché se non riuscite a recuperare fosfati, nitrati, eccetera. Però, allora, se è drenante, cosa fate? Fate una swale, mettete un sacco, o fate il biogoglio, o se no, fate una swale, mettete un sacco di cartoni, fate arrivare l'acqua lì, lo coprite di foglie e mettete subito delle piante che hanno bisogno di acqua. Tipo la consolida, generalmente si mette la consolida perché la consolida... cresce velocissimamente, ti fa cibo perché puoi mangiarlo tutti i giorni, però se no puoi mettere quelle qua, poi metti le piante più alte, eccetera. Cos'è che devi spiegare un attimo cos'è la swale? La swale una fossa andusta, qua sono le fosse livellari. Cioè sull'isometrica, sulla linea di livello, tu fai a monte un solco, una fossa, e la terra la metti a valle. Tra l'altro è molto facile a farla, perché anche se la fai a mano è veloce, perché tu sei comodamente messo con le gambe, guardando in alto, quindi hai le caviglie comode, e tiri giù la terra. Quindi se la terra non è estremamente pesante, ce la fai velocemente. Un'altra strategia per i luoghi come questi che sono drenanti, vanno male, vengono fuori queste cose. Vedi che il PowerPoint sarebbe utile, ci sarebbero tutti. E ad esempio, quando voi fate la swale, prima di mettere la terra sopra, sotto voi riempite di... è arrivato il presidente, non abbiamo... La pausa. Sì, adesso c'è la pausa. Non abbiamo né applaudì, niente, tutti... Cioè, benvenuto, bravo. Grazie presidente. Allora, praticamente voi sotto a questa cosa riempite di tronchi, rami, eccetera, eccetera, come se fosse un biogoglio. A questo punto voi mettete questa terra sopra,
Ok, questa parte organica inizierà a assorbire acqua, per assorbire questa qua, ok? Inizierà a trasformarsi, però se non altro mantenete, soprattutto in terreni drenanti o terreni calcarei, questa roba qui inizia a acidificare, perché la fermentazione, il tipo di una fermentazione di questo genere, di lignina e altro, dei funghi, inizia a acidificare leggermente, per cui migliora, trasforma un minimo il terreno. Questa è un'altra cosa che si può fare, che è interessante. Anche un letto, cioè metti che qui puoi fare un letto, allora metti sti legni, poi a un certo punto copri tutto con la terra che c'hai e poi sempre coperto, sempre il terreno coperto di pacciamatura, di foglie, di quello che volete, ma la lettiera ci deve sempre essere. Se non con appunto coperto di verde, cioè di lu. Quanto ci piacciono i lupini? Allora, no, ma che ore sono? 5 e 10, do una pausetta. Sì, una pausetta. Pausetta? Pausetta, con questa S per... L'altra domenica. Ho fatto vedere a mia figlia l'altra domenica, perché sai, sono quelle cose che hanno fatto la mia storia, quindi gli devo far vedere. Ciao. Tagallucci e vino, dicevano quando eravamo piccoline. Allora, riprendiamo con questo terrazzo, che ormai è diventata una foresta vergine. Vabbè, tu mica ti sei come le mani. Siamo in onda, eh? Chi è che dice? Ragazzi, siamo in onda. Siamo in onda. On the way. Hanno un modo un po' strano di scherzare. On the way. Siamo, non vi spaventate. Allora, sempre continuando con questo terrazzo, tiriamo fuori altre così possibilità. Io, scusate, dico sempre le stesse cose perché mi sembra veramente, mia figlia me lo ripete, mamma l'hai già detto, sì, lo so. Carina, mi manca. Ma se tu conti mia figlia ti innamori. Ma guarda, no, guarda, una cosa impressionante, veramente fantastica. Allora, praticamente quello, non vi limitate, partite dai principi, partite da come si muove l'acqua e da quelle cose che abbiamo detto su quello che ha bisogno i microrganismi e lì inventate. Allora, in questa foresta, in questa amazzonica, che è ormai il vostro terrazzo, c'è un'altra cosa abbastanza che mi è venuta in mente che si può fare, sempre, no, questo non viene da Cuba perché i pallet lì non c'erano. Praticamente voi trovate un pallet e lo mettete alla base, no? E lo aprite, ok? Li lasciate solamente i bordini esterni. Dopodiché mettete due pallet per così, uno appoggiato all'altro, ok, quindi uno alla base, uno appoggiato all'altro, ok? Beh, prima di mettere sopra quello alla base, gli togliete la parte centrale, gli mettete un cartone, ok? Poi appoggiate gli altri due sopra, questo tanto è. Poi ci mettete un po' di humus dentro, allora a questo punto voi avete una struttura che ha tutta la parte di terra in ombra, ok? Quindi diciamo che evaporazione limitata, però la pianta aerea può stare al sole. Allora ci piantate dentro fagiolini, no? Rampicanti che crescono, e poi qui sotto nei bordi potete mettere lattughe e altre piante di questo genere, oppure pomodori eccetera, di modo che ci avete una rampicante, ma la cosa interessante è che rimangono le radici all'ombra, ok? Le radici devono stare all'ombra, non c'è nessun problema, e poi invece i fagiolini sono tutti al sole. Metti che metti il sole qua, quindi c'è l'est e l'ovest. E poi le lattughe le puoi mettere in questa zona qua che gli arriva il sole comunque. Quindi i fagiolini si arrampicano sul pallet o qualsiasi altra pianta commestibile che si arrampica. Ok? E poi metti queste qui invece dentro, cioè hai pochissimo spazio, ma e praticamente tu devi pensare di coprire tutte le superfici. Allora, uno le copre all'inizio con pacciamatura, ma in realtà, come si fa col sinergico, deve essere nello spazio intensivissimo, cioè non ci devono essere spazi vuoti, perché se no, se una nicchia è vuota, intanto c'è l'evaporazione e poi viene una spontanea. Quindi tu, se non vuoi una spontanea, prima, allora, o impari che la spontanea si mangia,
e questa è una soluzione molto più semplice. Ma se invece ancora pensi che la spontanea non va bene, la tagli e lì ci metti subito delle cose. Ad esempio, una cosa interessante quando si fa agricoltura sinergica, ma anche quando si fa, insomma, è che quando tu hai una lattuga già grande così, prima ancora di raccoglierla, tu inizi a seminare sotto. Perché così i semi hanno la copertura della pianta, le gocce di rugiada la mattina, sono protette. Quando tu poi vai a tagliare, loro sono piccole così, appena tu tagli loro si liberano, vugium, e ormai c'hanno le radici e ripartono su velocemente. Questo lo diceva pure Elisa. Infatti abbiamo messo i semi vicino alle lattughe. Come è interessante proprio andare a osservare. Perché vivai c'è delle lattughe, però i semi vari. Sì. Un'altra cosa è questo, allora, per quanto riguarda tutte quelle energie entranti che noi abbiamo, non dobbiamo perdere niente. Allora, uno dei fertilizzanti più importanti è l'urina, non più importante, è gratis e ce l'abbiamo sempre. Allora, autoprodotta. In terrazzo voi mettete un secchio con della segatura. Cosa succede? Generalmente gli animali dove pisciano sopra la lettiera, ok? Cioè dove foglie morte. Allora che succede? Viene assorbita subito, perché il problema dell'urea è che poi evapora in parte, quindi l'azoto che è già stato fissato e che i batteri subito lo possono rifissare nell'humus, l'umificazione, è inutile che voi lo andate a perdere nell'evaporazione. Cioè voi potete benissimo fare pipì in un contenitore, cioè metti una piccola compostoia solo liquida su nel terrazzo in cui ti siedi e fai pipì, dopodiché ogni volta che dai l'acqua tu lo diluisci, lo dai l'acqua e questo lo puoi fare, va bene. Però perdi in evaporazione e poi comunque gli dai sempre questa flebo, questo fertilizzante in soluzione, no? Se invece tu ci metti la segatura qua e quindi fai pipì nella segatura, questo viene assorbito e poi ci metti sempre degli M, allora degli M dentro, tu fai il P lì, quando vedi che sta iniziando a diventare umida, prendi questa pacciamatura e la metti in zone d'ombra, ok? Quindi tu hai recuperato gran parte dell'urea, dell'azoto, ok? E quindi hai nitrati praticamente, hai tutti i batteri nitrificanti lì, perché gli M contengono anche questo, e quindi a questo punto il lavoro è molto più semplice. Ok? Vediamo anche come prepararli tra poco, come fare il nocciolo di questi. Tu stai provocando. Io sì, lo adesso so. Lei lo sa, ma l'hai fatti? Ma falli! Falli! Perché voglio dire, li faccio ormai dovunque vado, appena c'è luna, infatti, ovunque vado, e guarda, funzionano meravigliosamente bene. Non è lo stesso mix che si usa per il so che posso confidare no, con voi. No, no, no. No. Tra l'altro ciò mi è arrivato, però in fotocopia, non in PDF, mi spiace moltissimo, mi è arrivato adesso delle fotocopie. La cosa bella è che in Sud America la conoscenza non va a soldi, cioè tutti danno la propria conoscenza a gratis. Tutte le fotocopie girano anche regolarmente. Anche la regione, benissimo. Sì, però non ce l'ho con me perché pesava. Un volumone di tutte le fermentazioni possibili e immaginabili, tutte le maniere, di questo bravissimo, di dov'è lui? Non è argentino, è peruano, forse cileno, boh, non lo so. Comunque uno, e devo ancora studiarlo, perché io non do in cose in giro fino a quando non ho provato e studiato. Però mi è appena arrivato da una persona che me l'ha dato Boccacci qualche anno fa, che mi fido. Allora, sicuramente anche un compost toilet in terrazzo è possibilissimo, è inutile che abbiamo sempre questa paura della merda come se fosse la paura della morte, cioè dobbiamo un attimo andare oltre la paura della morte e anche oltre la paura della merda. Dei vicini che bisogna avere paura. Ecco, dei vicini, neanche di quelli. Allora, no, il fatto... Non capire cosa stai facendo, il più delle volte, così stai tranquillo. Ma tu sei la CIA, Fabri, cioè... Guarda che un vicino ti denuncia se vede che fai la pupù sul terrazzo, quindi... il problema è il seguente, con l'inizio dei bagni ad acqua abbiamo creato un reale problema, ed è l'epoca romana e giù di là. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato che una sostanza, cioè, se noi camminiamo nel bosco, sentiamo male odore? No. Eppure sapete quanta merda c'è in un bosco? Di carnivori, erbivori, insettivori, tuttivori, onnivori. Paleo. Palliveri. Abbiamo di tutto. Allora, il fatto è che perché succede? Perché
quelle feci lì nel bosco vanno immediatamente in fermentazione aerobica e non anaerobica. Allora, se noi mettiamo questo ustrunsu, come lo chiamano a Napoli, dentro l'acqua, succede che immediatamente inizia la fermentazione aerobica, consuma tutto l'ossigeno dell'acqua, a questo punto inizia la fermentazione anaerobica, cioè la produzione di metano. I patogeni pullulano, iniziano a aumentare, l'abbiamo messa in mano al trasportatore universale, quindi tutti questi patogeni vengono trasportati ovunque l'acqua va, ok? Quindi nelle falde, quindi creano malattie e creano problemi. Invece una volta tutto questo non succedeva perché veniva compostata direttamente. Ora, il compostaggio direttamente, come ti dicono antichi libri di orticoltura, cioè nel proprio orto, è meglio non farlo. Perché è meglio non farlo? Beh, non sia il tuo orto. Perché ovviamente ormai si viaggia, possiamo portare dei patogeni, quelli sì sono allottoni, quindi forse è il caso invece di evitare, e quindi è meglio compostarla sotto controllo, cioè si mette, ad esempio si raccoglie in... Cioè, poi faccio vedere delle foto delle compostoie. Si raccoglie ad esempio in secchi sempre con la segatura, dopodiché questo si mette nel centro di un compost e lo si fa mandare avanti normalmente. Oppure si fa la classica compost chiusa e che ha sempre. Le regole della compostoia è identico del compost, cioè c'è bisogno di umidità, non acqua né secco, di calore, né di luce diretta né freddo totale, di ossigeno ovviamente, perché è quindi di perfusione, però in più quando voi la terminate ed è piena, fate una compostazione lenta, non rapida, e quindi fate passare un anno perlomeno, saranno 6 mesi a temperatura primaverile estiva, no? E in quel punto tutti i patogeni sono completamente eliminati, come hanno fatto esami, sono esami, figurati, se è passata l'esame del Nord America non ci fa più niente, cioè l'igiene ce l'avete sicura, e quello direttamente con una pala e la carriola lo potete mettere dove volete, nell'orto, sotto il frutteto, dove volete voi. Se invece, sempre con l'aiuto degli M, se invece... Ma uno che ti fa in terrazza non può fare un anno. No, in quel caso nel terrato tu ti fai il composto, cioè? Metti un secchio, metti la segatura, la raccogli lì, ok? Dopodiché ti fai con 2 palle, ti fai il composto normale dei resti, metti dentro anche lei e comunque la mischi, ma controlli che lei sia sotto alla paglia, eccetera. E che non, okay. Una volta che è iniziata la compostazione, dopo 2 o 3 giorni non c'è più problema di mosche e altro, ok? E la quinta cosa importante in una compost normale è che non entrino mentre si riempie, che non entrino vettori di malattie, mosche fondamentalmente, ok? Perché se entrano formiche non c'è problema, non possono portare patogeni, se entrano altri animali, da noi una volta abbiamo trovato un serpente dentro, vabbè, stava lì felice, non sapevo. No, si utilizzava per il caldo probabilmente. Sì. Eh sì, le mosche è un problema. Va bene. Ma ste mosche? Ah. Che vanno? Ma loro fanno la stessa domanda su di noi, È vero, E non hanno ancora risposto, per cui io starei... Ma le mosche? No, le mosche sono molto interessanti perché loro che vengono e puliscono. Cioè portano via veramente lo sporco. Quando non c'è igiene nelle case arrivano le mosche. Quindi quando ci sono le fermentazioni anaerobiche, lei arriva subito. Quando c'è sostanza organica, fondamentalmente lei arriva. Quindi se invece la casa non ha sostanza organica, c'è fermentazione, cioè è pulita dall'ossigeno, non c'è fermentazione, loro non vengono. Quindi dove c'è la mosca, in realtà lei vi sta venendo a pulire, come le formiche. Quindi tutte le bestie che c'è cibo e arrivano. Siamo noi a lasciare il cibo in giro. Esperimenti con l'Ermezia, Black Soldier Fly? Niente. What's that? Ok. È un competitore. Della mosca? Black Soldier Fly, somiglia a una vespa nera. Fa delle larve vagamente simili a quelle della mosca, solo che sono compresse, ed è un compostatore veloce. Ah. E oltretutto toglie risorse alla mosca. Quindi in genere insieme non si trovano. Interessante. È un po' più complesso però fare... Si è sentito questo? Ermezia inducens si chiama,
È mezza incio, sì, non fino non a so qualche niente. Anno fa credevo che fosse qualche menottero con veleno, perché poi è nera, lucida, sculetta, si muove poco. Invece è una innocua mosca. Siccome è frutto di quel piccolo frangente positivo della globalizzazione, cioè ci arriva dai paesi molto caldi, però si è diffuso ovunque. Io nelle compostiere me la ritrovo, non la metto, cioè non faccio andare avanti volontariamente. Però si potrebbe richiamare facendo compostare delle sostanze amilacee, in genere lo sfarinato per i polli. Ah. Lo attira elettivamente, però. Cerco sempre di trovare qualcosa di più facile delle compostiere apposite per l'ermesia. Sì, per, certo. Per farla andare elettivamente, come un grifo, però è un po' più difficile. Allora, gli M, come si fanno gli M? Penso che stiamo facendo sì, anche a... Ah, un'ultima cosa che volevo aggiungere nei nostri sistemi, le famose zone 5 della permacultura. Allora, voi sapete che ci sono varie zone, no? A seconda di dove stanno le cose, dove vengono ubicati gli elementi, ma non voglio parlare di zone, non è qua il contesto. Però la zona quinta è la zona dove nel vostro sia luogo c'è una zona, diciamo, che lasciate al selvatico e dove voi non intervenite, ok? Queste zone uno se le immagina sempre dei boschi, delle zone grandissime, in realtà possono essere zone molto ristrette. Ad esempio, cumuli di pietre, cumuli di legno, vecchie strutture, cioè strutture fatte con vecchi pezzi di mattoni, di cose, eccetera, di dimensioni così, di un metro cubo anche meno, lasciate in giro, permettono ad esempio a tutta una serie di in mente quello che ho detto, appunto, fai qualcosa per attirare, no? E permettono tutta una serie di fauna selvatica, che in genere sono anfibi, sono rettili, eccetera. Come? O i rospi. Sì, rettili, anfibi. È una nicchia per i rospi. Insetti, ma arrivano... C'è stato un incendio vicino e hanno trovato riparo un serpente, cioè è arrivato dall'esterno nel mio giardino, cioè al muro, non è recintato, quindi ha detto grazie. No, ma infatti fare queste zone sono abbastanza interessanti perché... permettono poi anche sono o predatori o altro che possono aiutarvi a mantenere bassi i patogeni o altro nel vostro, per cui anche nei terrazzi fare delle zone in cui, che so io, dei vecchi mattoni con tutti i buchi, gli insetti troveranno il loro posto, anche insetti che possono impollinare, che sono importanti, va bene? Quindi non sempre pensare, capito, c'è la terra, c'è il coltivo, no, c'è un sacco di mondo che noi dobbiamo anche tenere in considerazione. Allora, gli M. Come si fanno gli M? Allora, gli M, vabbè, oltre che prenderli in internet, c'è una maniera di farli abbastanza semplice. Probabilmente con questa maniera qui la poltiglia di questi M, probabilmente alcuni dei batteri non sono presi in considerazione, però funzionano comunque bene. Funzionano. Gli M voi lo potete usare... Ho detto, per pulire la casa, per pulire voi stessi, per far partire il compost, per la compost toilet, per qualsiasi terreno e coltura che vedete che ha dei problemi a riniziare ad essere autofertile, quindi lo spruzzate, eccetera, eccetera, ok? Allora, dovrei ricordarmela più o meno, però c'è un disegnino. Vabbè, diciamo che me la ricordo. Allora, primo giorno di luna nuova, ok? Quindi iniziate in quei giorni là. Vi prendete, trovate prima, un contenitore da fermentazione di 25 litri. Fermentazione vuol dire adattato per esempio da birra? L'importante è che poi sia ermeticamente chiuso ed abbia lo sfiato da fermentazione, quindi potete comprare quel tappo apposta per le fermentazioni, oppure se no avete il vostro contenitore, c'è un tubo di plastica trasparente che passa da una parte all'altra e finisce dentro una bottiglia con dell'acqua, di modo che il gas può uscire ma non c'è altro gas che può entrare, perché voi volete solamente si sviluppino quei tipi di microrganismi che mettete e non altri, perché sapete che è pieno.
Poi noi non abbiamo fatto il kefir senza kefir l'anno scorso, allora vi do anche un'altra ricetta di una bevanda. Ah, potremmo farlo, 3 giorni. Sì, 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 adesso vi do la ricetta, fantastica. Allora, avete questo contenitore da 25 litri, poi possibilmente col tappo giallo. Possibilmente, se no lo dipingete, se no fate un po' come volete. È una stregoneria, prendetela così. Ecco, no, Marina la chiama stregoneria. A me è stata spiegata così, l'ho sempre fatta così, non mi domando perché, per come. Io provo tutto, finché funziona lo mantengo così. Quando non funziona più mi dico, ma che cazzo? Poi prendete un secchio blu. Adesso mi copro. Mi nascosto. Va bene, ma davvero stai scherzando? No, segna, è così. No, perché Cina, devo tutte le volte che è cascata. Che idea, tappo giallo, secchio blu. Sono scherzi. Secchio blu, ok. Poi vi procurate un chilo di melassa di canna da zucchero. Se non trovate la melassa, io ho trovato la melassa in Turchia di non mi ricordo più, se non trovate la melassa si può fare comunque con lo zucchero, però è un po' più lunghetta, quindi ve la spiego con lo zucchero così. Potete farlo in ogni modo, possibilmente una pamela, uno zucchero vero, che ne so. Tanto bianco di canna è lo stesso, fa sempre schifo, nel senso che quello di canna viene ritostato, quindi anche peggio. Se no trovate insomma un chilo di zucchero. Wow, c'è festa giù, eh? È vero, di cui sono. Quindi un chilo di melassa o di zucchero? O di zucchero. Melassa è molto molto meglio, viene fatta generalmente quella che comprate viene fatta con la melassa. Poi vi procurate o fate un 400 g di yogurt, sapete come si fa lo yogurt, no? Sì. Banalissimo, ok, perfetto. 400 g di yogurt e 400 g di pasta madre fresca appena fatta. Ce l'ho io un po' di pasta madre, ve la do, c'è 130 anni, c'ha, e no, ve la lascio. Pure io. Sì, sì, ce l'ho secca. Basta, però che mi... anche se la rifacciamo, inevitabilmente ci muore, prima o poi. Chi? Cosa vi muore? Madre. No, questa è una maniera italiana che viaggia con la pasta madre fresca, che invece è una tonteria, perché la pasta madre è fatta di funghi, ok? Quindi a questo punto i funghi hanno la capacità di sporarsi. Allora, se tu hai una ciotola dove fai il pane, dove hai finito di fare il pane, la lasci sporca, quella secca e la puoi tenere 6 mesi, 6 anni, quella resta là. Dopodiché, se la vuoi riavviare, ci metti un po' di acqua, un po' di farina, dopo 2 o 3 ore già inizia a bollentare, poi ci metti tutta la farina e il pane ed è fatto. Il pane lo fai sempre così, è molto semplice. E no, anti-orario perché deve caricare. Adesso non parliamo del pane. C'è tutto un suonare qua, trani. Ok, guarda che luce che c'è. 400 grammi di pasta madre e 400 grammi di yogurt. Secchio blu, tappo. Ok, secchio blu e contenitore di fermentazione. Allora, adesso a questo punto dobbiamo preparare lo zucchero, perché lo zucchero è, dobbiamo scaricarlo. Allora, per scaricare lo zucchero, perché è pieno di schifezze, mettiamo 8 litri di acqua nel secchio blu e ci mettiamo dentro tutto il chilo di zucchero. Cerchiamo acqua decantata, di fonte, preferibilmente di fonte o di pioggia, come modo. 8 litri di acqua si versa tutto lo zucchero. Tutto lo zucchero. Oppure la melassa. Facciamo con lo zucchero. Perché con la melassa non bisogna più. Sì, ci metti l'acqua, però devi solamente caricare con la melassa. Dopo faccio con la melassa. Mi sono persa quanto? 8 litri di acqua. Se ne metti. Già la ricetta, ma non si sa mai se è vero. L'altra volta come me la scherzo. No, vai, cioè, è stato scritta lì, poi dopo controlliamo. Ma tanto come l'ho fatta tante volte, quindi ho imparato. Prime volte anche io guardavo, facevo disfavo, poi ho fatto anche le mie varianti, sul tempo. La composizione degli erbi che faceva Ilga si è saputo il segreto. Ma guarda che è scritto nei libri il segreto. Il segreto, il giapponese che l'ha inventato, c'è tutta la ricetta. Ilga. Thank you.
ha scritto uno su, si chiama Microrganismi effettivi, dove non racconta come si fa, poi ce n'è un altro di volume dove spiega la ricetta, non è che... Però lui li fa bollire, poi con la ceramica, insomma, fa tutto un sacco di cose. Ecco, si chiama Iga, devo ricordarmi Figa, Iga, se non mi viene tipo sempre. Capito, Rinale? Anche io faccio l'associazione. Per questo. Anche perché dall'italiano allo spagnolo, molte parole, dalla F è diventata H. Beh, sì. E quindi ci siamo. Come orno, forno, Iga, Figa. Cioè, voglio dire, non è che l'ho inventato io. ok, allora, ok, poi cercate un palo di possibilmente di pioppo, non ho detto frassino un'altra volta, ho detto pioppo. Ah, vabbè, non mi ricordo. Ah, questo ho detto frassino, ho detto cazzo, ho sbagliato. No, perché i pioppi... Frassino, allora, è stato un altro. Ma hanno una drupacea. Allora, no, perché i pioppi sono tra quegli alberi come i salici, che vengono chiamati pali dell'acqua. Ad esempio, se voi notate, ci sono delle piante che crescono in zone abbastanza umide, di aria umida, quindi vuol dire che queste piante sanno raccogliere la rugiada e poi l'accumulano, ma la mantengono anche in basso. I pioppi sono tra queste piante qua. Che è vero che vanno in profondità e poi connettono, ma loro sono dei pali dell'acqua perché connettono l'acqua atmosferica con l'acqua delle falde, ok? A differenza invece gli eucalipto, che nascono, sono originati da zone dove l'aria è secchissima, loro non sanno assolutamente raccogliere l'acqua di condensa, e quindi cosa fanno gli eucalipto? Gli eucalipto solamente scendono, tirano su tutta l'acqua e anzi traspirano e continuano a seccare. Infatti vengono messi quando ci sono delle paludi che vanno seccate, no? Mentre invece il pioppo, il salice, no, proprio il salice, anche dove non c'è acqua loro vengono e riescono a prendere prima l'acqua di sopra e metterla sotto, poi al massimo quando vanno in profondità possono fare anche l'inverso. Anche il salice, in questo caso è meglio il palo, ah no, ma anche il palo di salice secondo me, perché poi il salice è ancora meglio, per esempio per fare i biogoi, se tu usi il salice, dato che c'è l'acetil salicilico dentro, che è un trasmettitore, cioè un vasodilatatore, in realtà fa andare l'acqua molto più veloce, ok? È interessante vedere le piante da usare, perché basta che vedete i loro principi attivi, eccetera. Sapete se sono bloccanti, ritardanti, invece lì con l'acetil salicilico, ovviamente, il vasodilatatore aumenta la velocità. Ma cosa aumenta? Nel mio orgoglio, se vuoi passare dell'acqua, ci sono due o tre cose che tu, io non ho detto il biogoio così che lo fai, ma in realtà poi il biogoio, se tu lo fai a spirale, cioè quando tu lo fai a salame, poi ci aggiungi dei rami e li metti a spirale, ok? È come il DNA, cioè aumenti il movimento, perché l'acqua più naturalmente si muoverà, ok? È vero che e se metti dei rami di salice, che c'ha l'acetil salicinico, è ovvio che anche quello aumenta la velocità. Però abbiamo fatto anche dei biogoi in Sardegna con l'eucalipto, quindi voglio dire, quello che c'hai, a questo punto c'è solo l'eucalipto, e che fai? Non lo fai? Non ho capito cosa aumenta. Aumenta la velocità del trasporto dell'acqua, perché c'è l'acido, acetil salicilico, perché per un vasodilatatore, e quindi l'acqua più velocemente camminerà. Ma nei vasi di... Del salice secco dentro al biogoio. Non stiamo parlando degli M, stiamo parlando del biogoio. Sì, sì, sì. Dei legni che compongono il biogoio aumenta favorisce la conduzione favorisce la conduzione dell'acqua, esattamente. Il sistema di conduzione dell'acqua dei legni incorporati nell'acqua. È una cosa che io non ho provato, mi è stato detto, ma è ovvio, se c'ha una molecola che aumenta il passaggio perché è vasodilatatore, è ovvio che. Mentre invece sicuramente l'eucalipto la blocca, quindi. Vabbè, però la molecola c'è. Noi le abbiamo messa fresca ovviamente quando abbiamo iniziato a metterla, quindi. Allora, provare comunque è possibile, voglio dire, non, come usare il fico, che tu lo ammazzi perché lo taglia il fico d'India, lo taglia a pezzettini, però dopo quella sostanza lì accumula tantissima acqua, quindi continua ad accumularla per molto tempo. Allora, torniamo agli M.
Allora, gli M prendete quindi questo palo di pioppo e una corda di juta, il palo deve essere una settantina di centimetri, ok? Prendete una corda di juta, lo legate e poi andate sotto una drupacea. Palo di 70 legato a una corda di juta e poi sotto una drupacea. Drupacea sarebbe tipo un mandorlo, un pesco, ok? L'olivo, perfetto. È ovvio che se non c'avete questa drupacea, cioè uno dà una ricetta, ma se manca quello usate un altro elemento, cioè non è che uno si dispera. Quindi si congiungono i due pari? No, io non ho capito. Ma no, per vivo il cioè la drupacea che cos'è che... Allora, da Dupacea è un albero che sta lì. Tu vai col palo. Si porta col palo sotto una drupacea. Esattamente, lo leghi ad un ramo della drupacea, lo fai cadere, che arrivi nel secchio blu e che non tocchi il fondo del secchio, che è libero il palo a girare. Ma no, è per girare che lui giri. Poi vuol dire la stregoneria è legge, quindi va benissimo. Cioè non lo potrei fare dal giardino al terrazzo, se la drupacea ce l'ho giù e voglio farlo sul terrazzo. La gente è complicata, eh? No. Ma non puoi andare giù col tuo secchiello? Non so, qui devo rifare le scale. E vabbè, perché mi sei... Allora, prendi questo palo, lo leghi, ok, hai questa cosa qui con l'acqua e lo zucchero, a questo punto tu devi scaricare, diciamo, la negatività del... dello zucchero, fa esattamente come l'acqua scarica, ok? Cioè fai il senso orario, come si scarica in se siete in Argentina fate l'inverso, perché lì scende così l'acqua, so, aprite il rubinetto, vedete un po' dove scende e lì fatelo così, no. In senso orario. Allora cosa fai? Deve girare per 6 minuti, però tu inizi a girare il palo, girare il palo, girare il palo, quando vedi che c'è un vortice, tu lasci il palo e lui gira, 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 prima che si fermi lo riprendi, lo rifai girare, fino a che sono passati 6 minuti, a questo punto non trovi più niente, aspetti che si fermi e avete scaricato, qualsiasi cosa dovete scaricare fate così. Io poi voglio fare un giochino, finito questo, così almeno scarichiamo e carichiamo e vediamo. La ride. Cioè io sto pensando che io, sai perché mi chiamo Ninja? Perché io sono un giullare. No. Allora tu che faccio ridere? No, io sono. Allora mi chiamano di qua, mi chiamano di Saviana, di qui, perché tanto hanno fatto talmente ridere che faccio ridere ancora. Allora dai, chiamiamola quella lì che fa intanto ridere, carina. Vabbè, prima o poi farò scorsi solo a zebra, se venite a casa mia o niente, dentro la vecchiettina il mio bastone di drupacea, di pioppo, con cui bacchetterò tutti se dicono delle stupidaggini, mi vedo, no, a Bolzano nella mia foresta di cibo. Allora, in senso antiorario. Adesso orario scarichi, come va giù l'acqua nel lavandino? Ah, adesso è scienza, no, questa? Come va giù l'acqua dal lavandino? Abbiamo scaricato e l'acqua dal lavandino va così. Monti in senso antiorario. Sì. Digestivi. Sì. No, è la stessa cosa. No, adesso abbiamo smontato, abbiamo scaricato. Ok? Abbiamo scaricato. Allora, dopo facciamo un'altra cosa. Adesso ricarichiamo tutto. Quindi facciamo la stessa cosa, 6 minuti, però giriamo il bastone in senso antiorario. Per fortuna non devi prendere appunti, eh. In senso antiorario. Ok, 6 minuti sempre, girate, girate, poi mollate, lui gira, 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 perché è libero, è lì attaccato, non tocca... Finito questa cosa, lasciate sto secchio... Perché si scarica? Perché se fosse solo melassa lo carichi e basta, ok? Se invece è lo zucchero, prima scarichi le negatività, grazie al movimento dell'acqua, al vortice, dopodiché il vortice è quella cosa che permette all'acqua di riordinare o di disgregare le cose, ok? È una cosa bellissima, guarda, quando si fanno i pavimenti e gli intonaci in terra, ma anche con la calce, il grassello di calce succede, quando si fanno i pavimenti, se tu fai andare la macchina in senso antiorario,
Sì, vengono fuori dei gumi. Se tu invece lo fai in senso orario, si scioglie tutta. Anche perché il vortice dell'acqua è... Anche la pasta, sì, non lo so. Con gli spaghetti, mia madre diceva una cosa simile. Se li giri, tipo... cioè, comunque non sa niente ma è che la stregoneria è insita nelle donne. Ma no, è certo, perché dice che si arrabbiava, cioè, vabbè, si arrabbiava. Come la maionese. Dove è vigilata, quindi in senso anche orario. In senso orario. Perché per sciogliere. No, non ricordo, però ricordo che mi ha detto che andava girata sempre in senso. Ma guarda, se c'è i promessi sposi, non so che è un certo Manzoni, dice che Tonino gira la polenta in senso, non me lo ricordo più, ma dovrebbe essere orario, e che va girata così, perché tutti in Lombardia girano la polenta in quella maniera lì. Ma non deve montare la polenta? Dipende, l'inizio deve sciogliersi, perché se fai i grumi, quando tu la butti, giri in senso orario, perché se no fai i grumi. Guarda che è impressionante. Aspetta, cos'è che... Vabbè, comunque sia, l'acqua si muove così. Porta... La melassa, mentre nel caso della melassa solo in senso... In caso della melassa solo in senso antiorario, perché la carichi. Okay. Allora, a questo punto avete caricato, lasciateli 2 ore al sole. Quindi se la duplice è totalmente all'ombra, toglieteli il palo e lo mettete al sole. 2 ore, ok? No, il palo tolto. Se la dupaccia è al sole la lasciate lì col suo palo dentro, ma se la dupaccia è totalmente in ombra, questo secchio lo sposti al sole e lo metti, lasci lì. Insomma, fate un po' come volete, basta che sia al sole 2 ore. Okay. A questo punto mettete dentro questo secchio sia la pasta madre che lo yogurt e girate un pochettino in senso antiorario. Shhh. Potete fare un po' di antiorario e orario, cioè orario e antiorario, ma come volete, girate come cavolo volete. Allora, dopo 2 ore si mette dentro... Si mette dentro le cose e le sciogliete, quindi lo girate in un modo, lo girate nell'altro. Appena è ben sciolto, versate tutta questa poltiglia dentro al contenitore per fermentazione. Arrivate ad un livello d'acqua di 20 litri, quello grande, no, giallo. Il secchio blu lo versi dentro quello col tappo giallo. Mi ero perso una cosa che mi c'è il secchio col tappo giallo. Il secchio blu scioglie la melassa e poi la pasta madre. Se l'ha persa il secchio. E lo yogurt. È il contenitore. Non è ancora detto. No, prendi. Sì, la pasta madre, lo yogurt, dentro questo secchio. No, eri distratto, eri. Dentro questo secchio. Dopodiché sciogli queste due cose. Questo secchio lo infili dentro al contenitore della fermentazione, come se stesse facendo il sidro, la birra, tutte queste cose che si fermentano. A questo punto ci mettete, arrivate con acqua di fonte, possibilmente di fonte o piovana, a 20 litri. Cioè, si riempie. A 20 litri, lasciando 5 litri di aria. Chiudete ermeticamente, mettete il tappo da fermentazione oppure mettete un tubicino che non entri nella poltiglia ma che resti nell'aria. Questo tubicino esce, finisce in una bottiglia sempre ermeticamente, cioè questa può essere aperta ma deve infilare nell'acqua, così che lui scarica i gas ma non entra dentro niente. Tutto questo... Quest'ultimo passaggio non lo so, non puoi ripetere. Guarda, c'è un disegnino bellissimo. Pratiche. Pratiche, saponi, come si fanno i saponi? Metodo a casa. Eccola. Allora, a questo punto... Che ore sono? Il tappo giallo e il tappo ermetico. Il tappo giallo e il tappo ermetico anche viene applicato in gorgogliatore. No, no, deve essere ermetico, non deve entrare niente lì dentro, cioè devono solo riprodursi loro. Pensavo ci fossero dei fori, uno per inserire cose dove c'era il tappo giallo e poi quello del gorgogliatore. No, perché non deve entrare dentro niente, deve solamente uscire i gas di fermentazione.
Teso che poi entra dentro il liquido. Allora, a questo punto, prima di fare tutta sta roba qua, trovate un posto in un angolo isolato, quindi gli mettete un isolamento termico di legno sotto, qualsiasi cosa, e lo coprite con una bella coperta. E devono passare 28 giorni. Dopo 24 ore comunque andate a vedere, vedete che blò. Cioè il Boccacci a me mi è esploso. A me il Boccacci mi è esploso. L'ho fatto con la merda di cammello, mi è esploso. Cioè, ti è rimasto solo quindi se li vogliamo comprare ma è facilissimo, no, comprare, vabbè, li puoi comprare e riprodurre. Adesso io mi hanno dato questi comprati in Svizzera, che sono marroncini, i miei sono tutti bianchini perché sono fatti con lo zucchero, invece questi sono tutti marroncini. E adesso li ho mischiati, per cui ci ho tutto, però poi dopo li riproduci quanto vuoi. Allora, 28 giorni, fatti 28 giorni sono pronti. A questo punto... Beh, è lunare più che mestruale. Sì, ecco. Forse prima della donna c'era la luna, però per carità, no? Ok, ci siamo capiti. Il mese tibetano, no? Un alieno. Quando lo apri ti chiama per nome. 28 giorni dopo. Il mese tibetano è 28 giorni. Vedi? Sì, perché segue, perché è un calendario lunare. Andare in un'area è molto più interessante di quello, perché è molto più naturale, insomma, c'hai i mesi, che ogni giro di luna c'è un mese, quindi sai. Beh, prima del Gregoriano c'era, Gregoriano no, sì, c'era, avevamo anche noi il calendario lunare. Sono rimasti pochi calendari lunari, uno di questi è, siamo nel 2141, e invece per i Bon tibetani siamo nel 3931. Nel 3931 per i Bon tibetani. Invece per i buddhisti siamo nel 2141. No, tanto sono date. Allora, adesso passati 28 giorni è pronto. A questo punto cosa fate? Il liquido lo passate in bottiglie ermeticamente chiuse e lo tenete da parte. Questo liquido ogni volta che lo usate va diluito un decimo, cioè 1 e 9 parti. Ma come lo conserviamo? Basta la temperatura ambiente al buio? Temperatura ambiente al buio. Quindi non più di 25 gradi? Io lo metto in cantina, lo metto, insomma. Chiuse, praticamente chiuse, perché tanto ormai hanno consumato tutto, hanno mangiato tutto, non per proprio. Quando lo volete riprodurre, allora ne prendete una parte, aggiungete 9 parti di acqua e gli aggiungete un po' di melassa e lo chiudete. E ovviamente lì inizia a sfiatare, quindi attenzione che non entrino altre bestioline. Ve ne rendete conto? A quel punto basta solo la melassa per riprodurre, sì. Solo di zucchero. Sì. Sì. Se hai lo zucchero sempre devi fare tutto questo giro. Allora, con la melassa lo carichi solamente sotto la drupaccia, lo carichi, ok. La melassa, se è buona qualità, quasi non ha bisogno. Però acqua di pioggia gli dai una vuelta. Allora, questo prodotto viene usato 1 a 10. Allora, io da 2 anni che lo uso, cosa lo uso? Per cosa lo uso? Allora, intanto per lavare i piatti. Le pentole sporche, le cose, i lavandini, li metto un po', li faccio azionare 1-2 ore e poi vado lì e pulisco. Ok? Che odore ha? Ha un odore di yogurt, di pane. Buono deve essere. È come il Boccacci. Il Boccacci, se è un odore buono, è andato bene, se è un odore cattivo lo devi buttare. Ok? Ah, perché c'è anche dovuto buttare il Boccacci. Certo, io con le merda di cammello la prima volta l'ho buttato. Sai perché? Perché i cammelli avevano 2000 antibiotici, quindi hanno bloccato completamente i miei batteri e quindi è iniziata la fermentazione anaerobica orrenda. Ma il Boccacci? Sì, certo. E vabbè, ho capito. Questo è più facile. Ma se si usano escrementi contaminanti, la fermentazione anaerobia comunque dovrebbe partire. Noi mettiamo un inoculo già di batteri anaerobici. Ma se hanno avuto gli antibiotici... Sì, dicevo, ma quindi si può... Cioè si deve il Boccacci. Qui nel Boccacci utilizziamo l'anaerobiosi dei batteri. Sì, però non hanno, insomma, non sono bloccati certi batteri che gli antibiotici bloccano, quindi diventa proprio puzzolentissima. Invece è una anaerobiosi sotto controllo, un po' come dentro le nostre cellule, non è che noi puzziamo le nostre cellule, sono profumatissime, cellula dopo cellula.
Allora, a questo punto si può usare per lavarsi, per lavare tutto, per eccetera eccetera, e poi lo si può usare per formaggi, vino, fermentazioni varie, anche lo yogurt, lo si può usare per soprattutto per il terreno. Allora, a questo punto noi usiamo questo per... Sempre 1 a 10. Sì. C'è una soluzione che adesso vi dico, che può essere, diciamo... potete fare uno spray per le case, vedete le case che hanno molta muffa negli angoli oppure hanno degli odori molto stanti, bene, quello spruzzate e iniziano a fare il loro lavoro. In questo caso dovete fare su un litro totale di soluzione, mettete una parte, mettete 100 ml di vodka, 100 ml di aceto, 50 ml di questo IM diluito 1 a 10, ok? Poi ci mettete tipo 25 grammi di peperoncino e di aglio, il resto acqua, e fate uno spruzzo. Questo spruzzo lo mettete in tutti i posti dove hanno cattivo odore, tipo ci sono la vetrina degli animali, o nel pollaio se vi dà troppo fastidio, di qua di là, voi andate e spruzzate. Vodka, uno di vodka, uno di aceto, 0,5 di IM, cioè 0,5 vuol dire 50 ml, ok? Poi una parte 0,5, poi io ho detto, poi dopo 25 grammi di peperoncino e aglio, un po' di peperoncino e un po' di aglio, e il resto acqua. 25 grammi, sì, proprio un cucchiaino. Dopo quanto fa effetto? Provalo. Allora, scarpe, non so, di tutto. Comunque, per invece il terreno, fantastico, e anche da versare, quindi prendete una parte, ne mettete 9 di acqua, lo versate dentro questi bioroi per le acque grigie, eccetera, e vi portano via tutti gli odori, ok? Una domanda, se viene messo prima dei 28 giorni, cioè se è nocivo sulle piante che incontri, se non ha completato... Ma perché non devi completare? Le domande sono misteriose delle volte. Perché non devi completarlo? Sperimentalmente un metro. Allora, tu lo fai, e mi racconti che ti succede. No, okay, no, chiedevo se fosse stato già provato. No, perché se uno dice 28 giorni, uno lo fa. No, io credo che la luna comunque ha un senso, quindi lui finisce tutta la quantità di glucosio che c'è dentro. Sì, c'è. Se no ti si fermenta nello stomaco, la birra sicuramente è peggio. Lo chiedevo sulle piante, era un po' una curiosità come si procede per i macerati di ortica, alcuni si mettono freschi, altri fermentati, a seconda del grado di fermentazione, di concentrazione. Ma un attimo, l'ortica tu non la fai fermentare, quella che metti fresca, l'urticante, 2 giorni e l'istamina tu prelievi. Allora tu la metti nell'acqua, l'istamina è la prima che si libera, prendi l'acqua con l'istamina, la dai agli afidi e quelli poverini sono un attimo sconvolti. Se invece la fai macerare 2 settimane. Sì, no, dicevo, a seconda della concentrazione si può usare anche da... Alcune volte l'abbiamo provata, diciamo, io e mio amico che stava qui 2 giorni fa, sballando proprio la dose, abbiamo ottenuto un diserbante meraviglioso. Cioè, probabilmente la carica batterica eccessiva andava direttamente a non so. A fare fuori le piante. Non so, perché io non, è da anni che non uso più. Ma è interessante perché va, cioè, ci fa poltiglie con l'ortica alla fine. Sì, sì, sì. Sì, però ho capito, usarlo come. Vabbè, per gli afidi va bene, però io la mangio, per cui ormai neanche faccio all'orto, la mangio, punto, ci ho già fatto tutto. Anch'io. È talmente buona, tutti i giorni non la mangio. Allora, come? A maggio finisce. Non è vero, perché tu basta che la devi coltivare. Coltivare vuol dire che sotto un bosco, la parte più in ombra che c'hai di ortica, la tagli e la continui a tagliare e quella continua a venire fuori. Cioè, anzi, a volte noi a luglio gli diamo pure l'acqua. Gli lasciamo un attimo l'irrigatore, poi mi dicono dai l'acqua alle ortiche. I vicini saranno. I vicini non ce li ho. Non c'ho vicini, nessuno mi vede, a 4 chilometri dal paese, non vedo una luce di un'altra casa, cioè che vi devo dire? Meglio di così. Allora, una cosa interessante volevo dire, che ore sono, scusate? Sono le 6:30. Allora, una cosa che volevo dirvi è,
il problema dei sali e degli oligoelementi nel nostro corpo, perché funzionano esattamente come le piante nell'agricoltura. Shhh. Presidente, le tiro i... No, in realtà stavo riprendendo una... Facciamo una pausa sigaretta? E facciamo una pausa sigaretta. Pausa! Alle 7 vino? Allora, torniamo a noi. C'erano delle domande, no? Cos'erano rimasti? Di, credo, di Fabrizio. C'era un'altra roba. A parte che non è detto di Napoleone. Guarda che sei vero. Napoleone è questo. È interessante, questo qui lo raccontano i Bourguignon, ovviamente. È interessante vedere, gli altri che dicevamo, no? Tutta questa nostra cultura è basata sulla cultura della guerra, dell'invasione, della lotta, eccetera, ma anche tutta l'industria chimica dell'agricoltura viene dall'industria delle armi, anche internet viene dallo stesso, per cui noi siamo poi invasi da questa cosa delle armi. Ma la cosa interessante di Napoleone era questo, perché una volta le polveri da sparo venivano fatte con i batteri, perché i batteri dentro le gotte facevano il salnitro veniva recuperato, veniva aggiunto zolfo, veniva aggiunto polvere di carbone e lì scoppiavi e facevi la tua polvere. E questo Napoleone l'ha capito benissimo, allora cosa ha fatto? C'era una legge che praticamente obbligava tutti quelli che avevano cantine in tutto l'impero di mettere paglia e umidità, perché ovviamente i batteri facevano sannitro grazie alla presenza di sostanza organica dentro queste cose qua, e era solamente l'esercito che ritirava questo sannitro. Quindi una delle ragioni per cui Napoleone ha vinto è che perché aveva scoperto questa cosa qua, cioè del fatto che aveva tantissimo sannitro, quindi tantissima polvere da sparo, ok? Questo stesso salnitro è quello che poi dopo è stato riscoperto, cioè usato come fertilizzante nell'industria agraria, no? Che poi dopo è stato alla fine, diciamo, riprodotto e sintetizzato dall'industria, ma era lo stesso identico sottoprodotto delle armi. Quindi è interessante vedere proprio la nostra civiltà da dove origini, no? Anche l'alimentazione, parlate un attimo di alimentazione, Ma il sannitro lo usava anche in un altro frangente, Napoleone, nel minestrone. Gigi, cioè, senti, il prossimo laboratorio estraterrestre, invitate Gigi. Il suo esercito non è morto per le battaglie, è morto per le malattie, cioè dai da mangiare 300.000 uomini, cioè 300.000 si sporta, allora, minestrone intonaco delle case dentro per mangiare. Questo mangiare, come fai a mangiare 300.000 uomini che si spostano? Cosa? Cioè, io ho fatto una volta da mangiare per 5.000 persone 200 kg di pasta. Ma è stata una roba. È incantato il muro, è incantato il muro. La grande storia. Io come extraterrestre, cioè lui batte tutti, cioè ma che vi invitate? Cioè, fatele fare da lui il prossimo lavoratore. Si mangiavano qualsiasi cosa, si mangiavano le case. Si prenderà 20, no, 5 euro all'ora, però voglio dire, almeno sono tutti, godono tutti. Il curriculum. Vabbè, allora, prima eravamo rimasti con una domanda. No, un attimo della IEM. Porca... Ah sì, come mantenerli, cioè la mia domanda era se poi durante il periodo estivo, cioè questi microbi rimangono comunque attivi nella... Beh, tu li devi chiudere, una volta che loro hanno consumato tutto il cibo, tu basta che li chiudi, ti dai medicamenti, una parte fresca e mantengono. Ah, no, applicati, l'importante è che tu sempre mantieni quell'umidità, quel calore, l'umidità lì è fondamentale, e ovviamente sostanza organica, perché loro vivono di sostanza organica. Però c'è la possibilità che
Sì, perché loro sfogano, voglio dire, sono sia batteri che funghi. I funghi sfogano, i batteri vanno dormienti, quindi non c'è nessun problema, non fai di niente. Cioè ci può essere comunque un'interruzione. No, sì. Sì. E poi comunque sia, se tu ti crei zone, la cosa interessante delle differenze è che tu nel tuo campo devi crearti le differenze. Allora, oltre alle differenze, diciamo, in cui puoi mettere, vabbè, queste zone 5, che sono zone comunque in cui mantieni più umidità, perché anche se tu solamente... Un'altra cosa che, ad esempio, quando iniziamo i giardini commestibili, allora tu decidi il tuo percorso, metti che sei tutto piatto e non hai differenze, perché se tu già hai una swale, nella swale dove si accumula il composto rimane sempre un po' più umido, quindi anche se è molto siccitoso, lì qualcosa rimane sempre. Però se tu hai tutto piatto e ti fai il tuo percorso, decidi dove mettere quello, dove mettere quell'altro, poi però i pancali, i letti di coltura che tu andrai a fare in un giardino commestibile, non in una grande campagna, te li fai a diverse altezze, cioè alcuni saranno alti così, altri così, diversi. E poi soprattutto fai dei buchi, come ci sono nei boschi, cioè hai dovuto fare dei buconi così grandi. E questi buconi, quando tu c'hai tagli oppure poti, oppure li butti sempre lì dentro, lì rimarrà molto più umido di qualsiasi altro, cioè tu crei parti più umide, più secche, così che hai sempre il movimento dell'acqua. E così anche se c'è... Cioè, è il piatto che ti crea siccità, perché tutto è uguale, tutto si secca in maniera uguale. Se tu invece crei differenze di altezza, differenze di ombra e sole, differenze così, c'è sempre qualcosa che rimane più umida. L'alimentazione, no, vabbè, gli M li abbiamo più o meno visti. Ah, ecco, c'era un'altra cosa. Quando dico di metterli della terra, lo diluisci 1 a 10 e lo dai. Con che frequenza? Beh, vedi un po' i tuoi risultati. Sì, vedi i risultati. Invece c'è anche la possibilità di, appunto, di metterlo su un supporto, no? Perché se ad esempio dove volete pulire una pozza d'acqua, oppure avete l'acqua dell'acquedotto che vi entra in casa, quindi volete mettere, allora comprate, cioè, comprate o fate fare queste cose in ceramica, che sono queste perline in ceramica, e lì basta che li lasciate dentro per qualche giorno, la pallina di ceramica li assorbe, e a questo punto le infilate dentro i rubinetti, nell'uscita di acqua potabile. E domani parliamo delle acque nelle case, quindi racconteremo che come si trattiene l'acqua piovana per essere potabilizzata, ma anche nelle cisterne di acqua potabile li potete o versare oppure mettere questi, cioè noi andiamo a prendere l'acqua di fonte, la andiamo a prendere una volta ogni 2-3 settimane. Ovviamente io mi trascino sempre la memoria della prima, cioè io ho l'acqua che è appena arrivata di fonte e la consumo tutta, 5 litri nel vetro. A questo punto ho le ceramiche dentro con gli M e poi un po' di acqua e la riverso nella nuova, quindi porto la memoria dell'acqua più gli M e me li porto in tutte le altre ogni volta che ne apro una, perché abbiamo detto che se tu prendi un'acqua di fonte e la tieni 24 ore lei perde la vibrazione, ma se tu gli rimetti dell'acqua che stai usando, che stai muovendo con gli M, mantieni, ok? E comunque domani sulla casa parliamo anche di questo. Poi... Ma scusa, sai quei, ci sono quei tappi per dinamizzare l'acqua? Sì, anche quelli. Sì. Sì, poi ci sono anche delle cose un pochettino più, perché Schauberger aveva disegnato tante cose per dinamizzare l'acqua, molto interessanti. Quello che dice Iga, quello che dice che appunto lui addirittura li cuoceva nella ceramica stessa, perché lui ha un insieme di microrganismi che sono termofili, resistono anche a 500 gradi, praticamente nell'argilla pronta per essere cotta, per fare queste cose in ceramica, lui li ingloba lì dentro. Io questo non l'ho mai fatto, non so se è, l'ho letto da lui, vabbè. Comunque in Asia hanno 20-30 anni di esperienza con questi M, eh? Cioè se andate a vedere inquinanti... Sono gli stessi che si producono per noi. Sì, in teoria sì, però appunto l'hanno usati per tantissime cose, quindi fate un attimo un viaggetto in internet e trovate un po' di informazioni.
No, anche l'alimentazione nostra è interessante, perché sempre questo fatto della guerra, allora sembra sempre, questo invece secondo archeologi, secondo antropologi, eccetera, che leggevo anni passati, è interessante vedere che le fermentazioni hanno sempre fatto parte della nostra vita. Noi non mangiamo più fermentato a causa del frigorifero, ok? Mentre invece dovremmo ringlobare, ecco cosa volevo dire, del pane e della fermentazione, perfetto. Sempre per vedere che le piante funzionano come noi, cioè noi funzioniamo come le piante. Allora, se noi ad esempio mangiamo del pane che non è fermentato, e tutto il pane che voi trovate ormai in commercio non è fermentato completamente, generalmente usano lievito di birra, e quindi cosa vuol dire il lievito di birra? Allora, naturalmente cosa c'è? C'è la agrumella, intorno alla agrumella ci sono tutta una serie di lieviti, di funghi, che sono quelli che nell'evoluzione sono adattati a quel tipo di farina che la sanno fermentare. Ora, un carboidrato è fatto sia di zuccheri complessi che di zuccheri semplici, ok? Ovviamente i zuccheri semplici sono facilmente metabolizzabili, fermentati, mentre invece i zuccheri complessi ci vuole molto più tempo. Il fine della fermentazione non è tanto nel fare le bollicine così che il pane è morbido, che questo qui è una cosa secondaria, che in realtà non ci interessa, interessa all'industria ma non a noi. Il fine della fermentazione è di dare un cibo ai batteri e ai funghi, di modo che questo cibo migliora, è metabolizzato, è fermentato. Quando noi lo mangiamo riusciamo a digerire, quindi a assimilare tutto quello che c'è. Allora cosa succede? C'è la sua farina con le sue, poi se voi trovate una farina vera, una farina ovviamente antica, bla bla bla, e la mettete in acqua, una cremina per 4 giorni, lei fa i suoi fermenti e quelli in teoria sono quelli che nell'evoluzione l'ha accompagnata per fermentare. Poi gli date le 8 ore, perché 8 ore di fermentazione del pane? Perché i zuccheri semplici si fermentano anche in 1 ora o 2, mentre i zuccheri complessi hanno bisogno di molto più tempo. E ovviamente quella pasta madre è fatta di una biodiversità di microrganismi molto ampia, non c'ha solamente il Saccharomyces cerevisiae, cioè il lievito di birra. Una volta che ha fatto 8 ore, voi rimpastate, aggiungete il minimo farina possibile, dopodiché lo fate rilievitare per la consistenza, lo infornate. Quando esce fuori il pane, non va mangiato caldo. C'erano delle leggi negli anni 50 in Australia, in Francia, che vietavano il consumo di pane caldo, perché ovviamente inizia a fermentare nello stomaco, ma non tanto nello stomaco andrebbe bene, quanto non deve fermentare nella parte finale dell'intestino. Allora, e poi spiego perché, ma quindi voi lo tirate fuori dal forno, a questo punto voi lo coprite con una coperta e lo fate leggermente, lentamente, lentamente raffreddare. Cosa succede in questo processo? Succede che ci sono sempre quei termofili, cioè quelli che non muoiono e che sono adattati a 100, 120, 180, 200 di gradi, che riniziano la fermentazione e continuano a metabolizzare quegli zuccheri ancora presenti. Questi sono i microrganismi che danno quella compattezza al pane vero, che vi dura 1 settimana, 2 settimane, perché è vivo, perché è morbido, ok? E perché lo mangiate vivo fondamentalmente. Cosa ha fatto l'industria? L'industria ha detto, ma io non ho tempo di aspettare 8 ore, quindi io estraggo il fungo, il lievito, che è più veloce, cioè il lievito di birra. Allora, io estraggo questo lievito di birra, lo metto la farina, lui è ovvio che fa il gas perché va a trovare lo zucchero semplice e me lo metabolizza, fa il gas, si alza, lo inforno, lo tiro fuori, ma quel pane ancora è da metabolizzare. Io lo mangio di fretta, non mastico, non lo mischio con i batteri della saliva, regolarmente va nello stomaco, continua la fermentazione e ok. Quando però inizia ad andare nell'intestino deve finire la fermentazione, perché? Il parte del corpo dove voi assimilate i minerali è la parte finale dell'intestino. Generalmente i minerali sono le parti più piccole del complesso, quindi ci sono zuccheri, proteine, tutto questo macro complesso, ci sono i minerali che sono dentro, no? Legati a delle molecole grandi. Quindi scindi che ti scindi, digerisci che ti digerisci, alla fine di tutto questo percorso arrivi che è finita la fermentazione e che i minerali sono liberi e quindi voi li potete assimilare. Ok?
come mangiamo noi in questa epoca, non ci è permesso questo, perché noi mangiamo questo pane che è ancora da fermentare, inizia a fermentare, continua la fermentazione, arriva nella fine nell'intestino che ancora fermenta, guarda caso, e quindi ovviamente non assimiliamo i minerali, assolutamente. Non solo, ma caghiamo qualcosa di puzzolente, perché se voi mangiate bene, digerite bene, la merda non puzza assolutamente. Tipo com'è il sette nano che si era mangiato la saponetta, no, insomma sì, più o meno, però è vero, voglio dire, non è che mangi carne, io mangio carne e mangio pesce, quindi non sono, però ragazzi, se io mangio bene, cioè non voglio abitarvi, ma voglio dire, è così, ecco, provate, allora, che succede? E il mangiare con tanto sale, cosa succede? Sì, è saporito, a parte che i sali, dipende che sale, com'è, perché già se fate il gomasio è diverso. Però mangiare col sale cosa succede? Succede che voi mettete tanto sale, va nello stomaco, questo è in soluzione, come se mettete il macerato di ortica alle piante o l'urina diretta, è direttamente in soluzione. Ovviamente lo stomaco lo assorbe perché è in soluzione, cioè è già libero nello stomaco il minerale e non nella fine dell'intestino, quindi assorbe questa cosa qui. Ovviamente la concentrazione salina del sangue si alza, quando questa cosa è arrivata in fondo, anche se è ben, poi il sale frena la fermentazione nello stomaco, ok? Quindi assorbe tutto questo sale, poi inizia a fermentare e continua a fermentare giù, quindi anche questo c'è da dire. Ma quando arriva in fondo all'intestino, già il corpo già ha troppi sali nel sangue, quindi prende solamente, ad esempio, sodio cloruro, ma non prende tutti gli altri oligoelementi che invece sono importanti. Infatti, generalmente le nostre diete sono basse di oligoelementi. Andare in farmacia, farsi dare gli estratti e via. Quindi un po' funzioniamo come le piante, cioè io vorrei avere una digestione, un cibo che mi permette di scegliere gli oligoelementi che ho bisogno in quel momento lì e lo faccio solo nell'intestino finale, ok? Quanto manca? Un minuto in più. Allora, interessante allora vedere questa cosa di antropologi e archeologi, perché quello che hanno visto è che le prime fermentazioni, e le fermentazioni sono fondamentali, a tal punto che se voi siete in città e non avete soldi per comprare Dio Bio, Padre Pio, vabbè, insomma, quella roba lì che costa un sacco di soldi, cosa fate? Voi andate al mercato. Vabbè, però diciamo che voi non potete andare alla Natura Sì, che va per le maggiori, che costa un sacco. Ecco, vabbè. Non andate. Quindi cosa fate? Voi andate ad esempio nel mercato, prendete le ultime resti delle verdure, tornate a casa, tagliate queste verdure, ho visto che c'è qui il contenitore, in Calabria lo chiamano salituri, dove facevano le verdure fermentate, ok? E anche qui c'è... Organico. No, no, sto parlando di cibo per noi. Allora, c'è questo contenitore di cerame che si chiama Salituri in Calabria e non so qui. Tagli queste verdure, anche mele, anche aglio, carote, cipolle, tutto quello che ti piace. Metti dentro uno strato di verdure, uno strato di sale grosso, uno strato di verdure. Inizia questa fermentazione lattica, ok? Acida, che è una fermentazione sotto controllo perché avete messo il sale, quindi il botulino non viene, tutte le altre cose non viene. È ovvio che dovete farlo a certa maniera, contenitore. No, fai uno strato di verdure e poi fai così. Proprio niente, no, e se no, che non è sotto sale, fermenta. No, fermenta. Finito di riempirlo, ci mettete un tappo di legno che entra dentro questo cilindro di modo che può abbassare, ci mettete 5 kg sopra, una giara di acqua. Dopo 24 ore questa cosa deve essere sotto la propria acqua, quindi se ci mettete cipolle altro lo è. E ogni due volte al giorno andate a togliere le bollicine della fermentazione, ok? Poi mettete un panno sopra che non ci vanno i moscerini, bla bla. Dopo una settimana cosa è successo? È successo che le tossine, i chimici, le cose di queste verdure sono tutti spariti, ma è comparso come sottoprodotto omega 3 e omega 6.
Quindi voi anche senza soldi, in realtà vi potete fare un cibo da rete, la fermentazione veramente risolve, cioè, i batteri a tutti i livelli risolvono tantissimo, solo che noi non siamo, non mangiamo miso, non mangiamo idli, è una fermentazione indiana di riso e lenticchie, non mangiamo più niente di fermentato, che invece il nostro organismo fa bene, primo perché gli facciamo la flora batterica ogni volta, secondo perché, no batteri, secondo perché assimiliamo nell'intestino tutto. E queste verdure sono fantastiche, sono leggermente acidule e salate. Allora, o le mangiate così se vi piace, a me l'acidulo non piace tanto, ma quando c'è l'insalata, invece di metterci il limone e il sale, io metto queste verdure più l'insalata, metto l'olio e mi fanno benissimo, ok? Ma per fare, cioè, quando, ogni quanto, ogni giorno? Due volte al giorno tu devi abbassarlo, come cioè, abbassi il tappo che entra dentro nel liquido completamente. E dopo una settimana sono pronte. Esce l'aria, bla 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 bla. No, perché non è anaerobica perché sta sotto, ma è sotto controllo perché c'è il sale. E quindi è una fermentazione lattica, acida. Anche diversi tipi di verdure. Sì, mele, quello che c'hai. Allora, la cosa però veloce. Dimmi. Il kefir senza kefir. Ah, cazzo, quello lì, certo. Allora, il kefir senza kefir è banalissimo. Prendete una pentola di acciaio, la riempite d'acqua, ci mettete una buccia di un frutto, una pesca, una mela, una pera, un frutto, che poi vi mangiate. No, e quei fichi sono costosissimi. Prendi una buccia di un frutto fresco. Fai bollire 10 minuti questa cosa, lo togli, appena si abbassa di temperatura, ok? Ci metti dentro con un cucchiaio di legno del miele. Dura 2-3 giorni a seconda della temperatura. Tu due volte al giorno vai a sentirla. Se è dolce non ci aggiungi miele, se invece inizi a consumarlo, e questi qui sono tutti i microrganismi che stanno nell'aria, se lo mettete vicino a dove fate il pane, dove fate le cose, diventa un laboratorio la cucina con le fermentazioni. Katz, K-A-T-Z, The Art of Fermentation, è un bellissimo libro sulle fermentazioni. C'è in italiano un libro di fermentazioni che io ve lo sconsiglio perché non è fatto per niente bene. K-A-T-Z, Katz, che va con quello della IGA. No. E The Art of Fermentation. Quello prima suo è... dobbiamo andare. Vabbè, domani continuiamo, va bene? Dai, facciamo che domani continuiamo. Perché le fermentazioni sono molto importanti. Domani iniziamo con l'alimentazione.